Buonasera, visto che ci sono consiglieri e l'assessore, trattiamo l'interrogazione presentata dal consigliere De Noia relativa alla palazzina di via Bergomi Marconi, che poi c'è un'altra presentata, la numero 5, sempre presentata dal consigliere Lanzoni, che è simile. Consigliere De Noia, vuole illustrarlo un attimo, prego. Grazie Presidente. Per favore, per i consiglieri potete accomodarvi. Grazie. Prego. Allora, questa interrogazione riguarda, come diceva poc'anzi il Presidente del Consiglio Comunale, riguarda la palazzina che è sita in via Marconi 163, angolo via Bergomi. Io vado a leggere l'interrogazione perché poi solleva tutte le problematiche di quel palazzo. Dato che ho più volte, durante tutto l'arco del mandato, sollecitato l'intervento della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e degli assessorati competenti per episodi relativi a scarico abusivo di rifiuti, come lo scarto di operazione di manutenzione, presenza assidua di ratti, che in specifica data segnalata all'assessorato di competenza, fuoriuscendo dai tombini invadevano una porzione di via Bergomi in prossimità dello stabile sopracitato. L'abbandono di rifiuti ingombranti nel mezzo del marciapiede adiacente allo stabile. Sospette attività illecite esercitate utilizzando parte dei locali siti al piano terra, un tempo occupato da un'attività commerciale, e sospette occupazioni ed utilizzo di utenze abusive. Inoltre, mi sono attivato più volte per richiedere di affrontare il termine riguardante il degrado e la pericolosità dello stabile in questione, sollecitando l'amministrazione comunale perché ci si confrontasse circa la grave condizione della zona tutta circostante lo stabile in questione. Chiede al sindaco di relazionare rispetto alle azioni che, apprendiamo dai giornali, sono state sviluppate in seno ai problemi sopra descritti. Quale sia la posizione della proprietà dell'immobile alla luce delle azioni intraprese dall'amministrazione, quale sia stato l'esito dell'ispezione effettuata in data martedì 25/11/2014, chi vi ha partecipato e da chi è stata coordinata l'azione. Chiede altresì di conoscere se, qualora la proprietà rifiuti di ottemperare all'ordinanza dell'amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli interventi prescritti addebitando i costi a soggetto obbligato. Io so, volevo aggiungere, so che ultimamente è stata data anche ai cittadini un'ulteriore informazione rispetto alla condizione dello stabile e agli interventi che sono stati fatti, sembra parzialmente dalla proprietà. Volevo aggiornamento anche su questo. Grazie. Penso che sia simile all'interrogazione. Prima dà una risposta unica all'assessore. La parola al consigliere Lanzoni per illustrare la stessa problematica. Prego. Sì, buonasera a tutti. L'interrogazione del 3 novembre 2014 in effetti è sempre riferita alla palazzina via Marconi, numero 163, angolo via Bergomi. Alcuni cittadini ci segnalavano infatti che al civico 163 vi era questa palazzina che, pur essendo abitata, era in evidente stato di abbandono. Mancavano infatti le finestre, alcuni vetri erano rotti e alcuni pezzi della facciata erano addirittura pericolanti. L'edificio, per come appare esternamente, fa percepire un'idea di forte degrado urbano. La palazzina è abitata da affittuari stranieri e ci sono famiglie anche con bambini, e di notte le occupazioni abusive aumentano esponenzialmente e la probabilità che vi siano delle attività di spaccio è molto elevata. Le condizioni igienico-sanitarie sono molto precarie e i topi e sporcizia ne sono la testimonianza. E quindi si chiedeva qual era la situazione, se questa situazione era nota all'amministrazione comunale, se ai fini igienico-sanitari si erano fatte le verifiche del caso, se i proprietari degli immobili erano in regola ai fini delle tasse comunali e se erano previste sanzioni verso la proprietà dello stabile al fine di evitare che la situazione non peggiorasse come degrado e se erano previsti controlli per la verifica degli abitanti che la occupavano. Ecco, quindi sempre riferita a questa palazzina. Grazie. Grazie al consigliere Lanzoni. Risponde l'assessore Marini, prego.
oltre a quanto è stato scritto nell'interrogazione. Questa situazione è nota all'amministrazione comunale? Sì, la vicenda è seguita dall'amministrazione ormai da anni. Ai fini igienico-sanitari si sono fatte le verifiche del caso o per quanto attiene questa amministrazione, e cioè alle questioni e ai fatti verificatosi fra ottobre e ancora tuttora in corso? Sì, sulla base di un esposto dell'ASL e delle conseguenti azioni ancora in corso, di cui ha la risposta. I proprietari degli immobili sono in regola ai fini delle tasse comunali? Sì. Sono previste azioni verso la proprietà dello stabile al fine di evitare che la situazione non peggiori come degrado? Sì, nel senso che c'è una costante attenzione affinché la proprietà ottemperi alle prescrizioni definite dall'ASL e di rimando dagli uffici. Sono previsti controlli per la verifica degli abitanti che lo occupano? Sì, ne è stato fatto uno appena prima di Natale. Invece l'altra interrogazione, quale sia la posizione della proprietà? Beh, la prima, non sto a raccontare la storia che è abbastanza lunga di questo stabile, che è riassunto, mi sembra, in maniera abbastanza esaustiva nelle due risposte alle interrogazioni. Quale sia la posizione della proprietà dell'immobile alla luce delle azioni intraprese dall'amministrazione? Bah, insomma, difficile rispondere. Certamente un'attenzione dopo le azioni c'è stata. Che questa attenzione, qualcosa è stato fatto, che questa attenzione sia sufficiente è ancora tutto da dimostrare. Certamente c'è un problema di prospettive, di quel stabile. Quale sia stato l'esito dell'ispezione effettuata martedì 25/11, penso si riferisca a quel controllo. Non ho avuto modo di guardare, ma qual era la data giusta, organizzato dalla Polizia locale e soprattutto dalla Polizia di Stato, è stato fatto un controllo sugli abitanti e, se non erro, ho due fermi di persone per identificazione. Qualora la proprietà rifiuti di ottemperare all'ordinanza dell'amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli interventi prescritti, addebitando il costo al soggetto obbligato? Sì, questo è il vero problema di tutti questi casi, che l'intervento in sostituzione è un intervento che costa all'amministrazione, e il cui recupero economico non è sempre scontato. E questo è il vero problema che toglie a questa amministrazione, come a tutte le amministrazioni italiane, come dire, la possibilità di incidere in maniera rilevante. Dopo c'è un'altra interrogazione, ci sono state interrogazioni ad esempio sulla cosiddetta Casa Rosa. E lì, ad esempio, ho il problema di intervenire in sostituzione, no? È pressante, però pone il problema non solo dell'esborso, dell'anticipo dei soldi, ma delle possibilità di recuperare, no? Evidentemente io ritengo che nel caso specifico di via Bergomi e via Marconi 163, questa alternativa sia un'alternativa che, provate tutte le strade, forse andrà valutata attentamente. Grazie. La parola al consigliere De Noia per una replica, prego. Grazie Presidente, la risposta è esaustiva. Io chiederei cortesemente all'assessore di tenermi però, come scrivente in interrogazione, costantemente aggiornato sulla situazione di quello stabile e in particolare di quella zona del quartiere 1, che è abbastanza problematica. Grazie. Grazie.
Consigliere Lanzoni, prego. Sì, grazie della risposta. Alcuni cittadini mi avevano fatto presente che, ma anche a seguito del sopralluogo dell'ASL, poi comunque si erano ripresentate delle situazioni di igieniche non proprio risolte, però ecco, teniamo monitorata la situazione. Ok. Scusi Presidente, utilizzo questo momento per un aggiornamento. Delle quattro cose che mi ha chiesto la proprietà, c'è stata risposta positiva, nel senso che la proprietà ha detto ho fatto A, B, C, D, E. Noi abbiamo chiesto ad ASL a questo punto di verificare insieme a noi se almeno alcuni di questi punti sono sufficienti e necessari, in particolare gli aspetti sanitari, la questione dei topi, la questione della chiusura. Siamo in attesa di ASL, che in vero è 3 settimane che non ci risponda, di organizzare un'altra sopralluogo e verificare. Questo è un aggiornamento che non trovate, ma che vi do. Scusate. Grazie all'assessore Marini. Adesso abbiamo la numero 6, presentata sempre dal gruppo Sesto nel Cuore, relativa all'immobile di Viale Casiraghi. Ce l'ha presente consigliere Lanzone, la vuole illustrare un attimo? Sì, ma faccio con calma, tanto ci abbiamo ancora 10 minuti. Sì, questa è un'altra interrogazione che era stata fatta il 5 novembre dell'immobile abbandonato di Viale Fratelli Casiraghi 508. Anche qui alcuni cittadini ci segnalavano che l'immobile, sito proprio in Viale Casiraghi 508, e spazio, questa era la denominazione forse di quell'immobile, che è in uno stato di evidente abbandono oramai da tempo. Tale situazione ha causato una smisurata crescita di erbacee all'interno della recinzione che confina con il marciapiede e il proliferare di animali. Questa situazione sta creando un notevole disturbo e un preoccupante pensiero di carattere igienico-sanitario. Ci informano che la prima segnalazione è stata inviata al Comune nel lontano 2009. La pulizia del giardino in questi anni era stata fatta alcune volte, ma non con regolarità. L'ultima segnalazione rimasta ad oggi senza risposta è di circa un mese fa. I cittadini chiedono che possa essere predisposta da chi di dovere una radicale pulizia. E quindi qua si chiedeva se era possibile fare in modo che il proprietario dell'immobile si assumesse la propria responsabilità in modo da, da fare una regolare manutenzione senza il bisogno di continue sollecitazioni, ecco, ed evitare questa situazione di incuria privata che generasse, ecco, problemi di igienico-sanitari e danni della collettività. Grazie. Grazie, risponde l'assessore Marini, prego. Sì, anche in questo caso è già stata fatta un'ordinanza per la pulizia soprattutto degli spazi verdi, dell'erba, insomma sul taglio dell'erba. La risposta no, io ho l'impressione che finché non si risolve definitivamente dovremo di volta in volta, ogni volta, iniziare questo iter. C'è stata anche l'emissione di una successiva all'osservazione stessa e alla risposta, l'emissione di una multa in violazione dell'articolo 193 del decreto legislativo del 152. Allo stato attuale stiamo litigando con memorie, per adesso non ricorrendo a delle cause vere e proprie, con la proprietà, sulla bontà e sulla legittimità dell'ordinanza iniziale, nonché sulla necessità di tenere decorosamente, non si chiede tanto, decorosamente quel pezzo di verde e quell'edificio. Anche qua vale, certo, rispetto
al caso di prima, per adesso la situazione è meno impattante, però certamente comunque spiacevole, sia per il lavoro che implica gli uffici, sia per i cittadini che devono convivere con questa situazione. Grazie all'assessore, prego al consigliere Lanzoni. Sì, grazie delle delucidazioni. Grazie, aspettiamo ancora 3-4 minuti, vediamo e dopo facciamo l'appello.
invito i colleghi a prendere posto, grazie. Buonasera a tutti. La parola al segretario generale per l'appello. Grazie. Prego. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Teormino, Tittaferrante presente, Torraco, Trembolada, Vavassori. 21 voti. Sì. Risultano 21 consiglieri presenti e 4 assenti. La seduta è valida. Risultano assente giustificate la consigliera Pietra e l'assessore Piano, che intanto gli formulo i miei auguri per una presta guarigione. Ti aspettiamo. Come da prassi occorrono 3 scrutatori, Romaniello, Vavassori e Cremonesi. Grazie. Ascoltiamo, diamo il tempo che il sindaco e il vice sindaco prendano posto. Ascoltiamo l'inno nazionale. Invito tutti ad alzarsi in piedi, grazie. Prima volevo salutare la consigliera Landucci, perché dall'ultima volta ci siamo lasciati un brutto ricordo, spero di aver superato il fatto che gli è successo. Bentornata. Ma prima di passare con l'ordine del giorno, una precisazione in merito agli orari del Consiglio Comunale. Consigliere Tremolada, se può ascoltare anche lei, grazie. La conferenza dei capigruppo ha stabilito gli orari del Consiglio Comunale. Inizio 8:30,
20 e 30, termine 24. Si prosegue oltre l'orario esclusivamente per delibere con scadenza di legge oppure è in corso una discussione che si aspetta la votazione. Finché non ci sarà un'altra conferenza capigruppo che stabilirà degli orari diversi, ci atteniamo a questa. Grazie. Un'altra precisazione, per la prima delibera il progetto sperimentale Vado a Sesto, per questa iniziativa abbiamo invitato tutti i soggetti che hanno contribuito a questo progetto. In primo luogo l'assessore della Regione Lombardia, il dottor Mario Melazzini, e le associazioni di categorie. Mi risultano che sono presenti, l'assessore ha comunicato la sua assenza, ma stasera sono presenti i rappresentanti dell'Asso Commercio e della Confcommercio. E basta? Se volete accomodarvi qui in sala siete ben accetti, anzi, così non ci fate sentire soli, prego. Se volete, naturalmente. Grazie. Allora, per la prima delibera, per il progetto sperimentale Vado a Sesto, insediamento attività produttive su un immobile sul territorio comunale ai sensi della legge regionale, imprese Lombardia, per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività. Approvazione linee guida per le determinazioni fiscali. La parola al relatore della prima commissione, consigliere Romaniello, il quale ha chiesto ed ottenuto, visto che si è già preparato, il supporto video. Prego. Sì, possiamo. Grazie Presidente, allora vado a illustrare la delibera Vado a Sesto. La data era quella in cui era prevista la discussione che poi abbiamo rimandato. Allora parliamo appunto, adesso qui, non si vede bene, comunque la delibera Vado a Sesto. Questa che potrebbe sembrare una battuta, in realtà è quello che poi è stato oggetto della discussione che ha focalizzato un po' l'attenzione di tutti i consiglieri comunali all'interno della Commissione. Le premesse. Allora, la CI è impegnata in un'azione costante per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso due attività principali. Una è la semplificazione, l'abbiamo visto attraverso l'operazione che è stata fatta sul regolamento per la pubblicità, e attraverso una politica fiscale vantaggiosa, che è proprio oggetto di questa delibera qui. Qual è l'obiettivo del nostro comune? Quello sostanzialmente di mirare a raccogliere le opportunità offerte da Expo 2015 e, come è inutile ripetere, anche dalla Città della Salute e della Ricerca. E in questo contesto appunto si innesca la delibera di questa sera. Tutto parte dalla legge regionale del 19 febbraio 2014 numero 11, che prevede sostanzialmente appositi accordi per la competitività finalizzata a favorire il coinvolgimento di quali soggetti? Enti e soggetti pubblici, imprese, camere di commercio, parti sociali, ordini professionali. Allora, prima domanda che ci dobbiamo fare è a quali imprese si rivolgono gli accordi per la competitività promossi dalla Regione Lombardia? Abbiamo le imprese non attive in Lombardia interessate a creare un nuovo insediamento. Abbiamo le imprese non operanti in Lombardia interessate a rilanciare imprese lombarde in crisi. Abbiamo imprese operanti in Lombardia che rinunciano a delocalizzare per continuare a investire sul territorio lombardo. E infine imprese operanti in Lombardia che decidono di strutturare integrando produzioni localizzate altrove.
Quali benefici possono raccogliere queste imprese che ho appena elencato? Beh, incentivi, anche sotto forma di credito d'imposta, ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, provvedimenti regionali per l'integrazione degli accordi con procedure di concessione di agevolazioni finanziarie e fiscali previsti da normative statali o europee. Allora, l'amministrazione comunale, al fine di agevolare le imprese che intendono aderire agli accordi, ha concordato con Regione Lombardia un contributo pilota al database regionale per le relative opportunità insediative, nel senso che stiamo raccogliendo di fatto, avendo mandato diciamo così, delle precise richieste, di raccogliere quelle che sono le candidature per poter dare questa opportunità insediativa a chi vuole venire qui comunque a Sesto San Giovanni, e Sesto rappresenta nell'ambito della Regione Lombardia un primo progetto pilota. Poi invito cortesemente l'assessore Montrasio a correggermi qualora dovessi dire delle esattezze. In pratica, e qui abbiamo l'avviso, con avviso pubblico del 28 gennaio la CI ha chiesto di manifestare la disponibilità di immobili da rendere disponibili per l'insediamento di attività produttive sempre ai sensi della legge regionale di cui vi ho parlato prima. La giunta comunale, con delibera 48 del 24 febbraio, ha definito lo schema di protocollo d'intesa per la riduzione del carico fiscale sulle imprese in attuazione della sempre solita legge regionale. Quindi, per le imprese che si insediano sul territorio di Sesto San Giovanni, e facciamo riferimento a quel tipo di imprese che ho elencato nelle slide precedenti, si delibera di approvare in via sperimentale l'esenzione per 2 anni della Tari, di approvare sempre in via sperimentale il riconoscimento per 2 anni di contributi a sostegno dell'impresa regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti per le finalità di cui al protocollo con delibera di giunta comunale sottoscritto con Regione Lombardia proprio il 25 marzo scorso. In sostanza, le imprese in possesso dei requisiti vedranno azzerato il carico fiscale di spettanza del Comune. Questa è un po' l'essenza della delibera. Adesso decliniamo e definiamo meglio quali sono poi le imprese che saranno oggetto di questo tipo di agevolazioni, e parliamo di imprese già esistenti che si insediano a Sesto San Giovanni per un minimo di 5 anni con almeno 3 lavoratori, con contratto di lavoro subordinato, fisicamente presenti nella sede unità operativa di Sesto San Giovanni, oppure nuove imprese start-up che si insediano a Sesto San Giovanni per un minimo di 5 anni con almeno 3 lavoratori, in questo caso inclusi soci, dipendenti o familiari collaboratori, fisicamente presenti nella sede unità operativa di Sesto San Giovanni. E se vanno via da Sesto prima dei 5 anni, cosa succede? La Convenzione dovrà disciplinare le opportune garanzie per la restituzione dei contributi erogati, salvo i casi accertati di, e qui sostanzialmente c'è stata una discussione piuttosto sentita da parte di tutti i consiglieri, perché la preoccupazione poi di ciascuno era quella poi di non buttare via il denaro pubblico. Quindi l'ipotesi che poi è emersa e che probabilmente verrà corretta rispetto a questa delibera da un ordine del giorno è quella di avere un'accezione quanto più possibile restrittiva, in modo da evitare appunto che ci siano situazioni di dove ci troviamo magari a sprecare del denaro pubblico. Quindi parliamo di fallimento e chiusura per inattività. Ecco, la chiusura per inattività è stata molto discussa, perché poi dietro, peccato che non ci sia la Miranda, perché poi lui è molto esperto su questi temi, quindi ci poteva dare le varie tipologie di chiusura per inattività. Siccome questo è un concetto molto, molto largo, per cui probabilmente nell'ordine del giorno che verrà presentato successivamente verrà eliminato e resterà appunto solo la questione del fallimento. Quindi se vanno via prima di Sesto, vanno via da Sesto prima dei 5 anni, dovranno comunque in qualche maniera restituire quello di cui hanno beneficiato. In questo caso la delibera parla di fallimento e chiusura per inattività, sono le uniche 2 eccezioni che vengono comunque accettate per non restituire, diciamo così, i contributi. Le esclusioni.
Chi sono escluse sono le attività esistenti oggetto di operazioni societarie, di cessione, acquisizione, fusione e compravendita, oppure attività dotate di slot machine, sale giochi, sale scommesse, questo già in linea con quello che è l'atteggiamento dell'amministrazione comunale verso questa tipologia di attività. Le attività di società impegnate in cantieri edili o costituite per specifiche realizzazioni edili, perché sono comunque società che hanno comunque un arco di vita all'interno del comune di Sesto San Giovanni, nasce già con una prerogativa di carattere temporale, quindi non destinata a restare nel tempo sul territorio. E questo è quanto. Quindi direi che a questo punto si può aprire la discussione su quella che è la delibera in oggetto. Grazie al consigliere Romaniello. Adesso ha la possibilità di, prima e dopo poi, la parola all'assessore Montrasio che ci relaziona. Prego. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Devo dire che con un certo orgoglio sestese che questa sera presentiamo e discutiamo di questa delibera. Orgoglio sestese perché è un progetto, una sperimentazione che altri comuni non hanno fatto. Noi siamo il primo comune in Lombardia che si cimenta su questa proposta, su questa sperimentazione, e quindi siamo noi come amministrazione molto soddisfatti che stasera si sia arrivati a discutere di questa opportunità. È una delibera sperimentale con un forte elemento, come è stato detto, di innovazione. È una scommessa per il futuro della nostra città. È una scommessa che vuole cogliere appieno nel breve periodo le opportunità offerte da Expo 2015, perché questa occasione sia un'autentica opportunità per lo sviluppo della città, non solo, pur essendo anche questo un elemento importante, ma non solo per lo sviluppo della ricettività locale, dell'indotto, ma anche per lo sviluppo del territorio e delle attività economiche esistenti, e poi anche appunto per tutta la città, perché far conoscere la nostra città agli investitori stranieri e tutto ciò che essa offre con l'aggiunta di queste nuove opportunità è sicuramente un obiettivo che l'amministrazione deve perseguire. Nel periodo più lungo naturalmente c'è il tema della città della salute e ci aspettiamo che questi investimenti, perché alla fine di investimenti si tratta, siano utili ad intercettare l'indotto di questo insediamento fondamentale per lo sviluppo della città, ma anche appunto di importanza centrale per la regione e per anche tutto il Nord Italia. Tutto alla fine il tessuto produttivo che sta intorno a questo importante investimento. Come si diceva, non è un'idea che nasce dal nulla, ma è un'idea che si muove in coerenza col percorso dell'amministrazione fatto di semplificazione burocratica, di cui il lavoro via via fatto sui nostri regolamenti e sulle prime operazioni di fiscalità di vantaggio rispetto all'imprenditoria locale. Questo fa di Sesto San Giovanni un ambito, già quello che era stato fatto, di un certo interesse cui il mondo produttivo, le associazioni anche di rappresentanza delle imprese guardano con una certa attenzione, sia per queste operazioni fatte negli ultimi anni che nelle classifiche sulla fiscalità locale ci hanno fatto guadagnare in positivo dei posti, cioè abbiamo diminuito rispetto al panorama dell'area milanese la nostra pressione fiscale sulle imprese, e sicuramente il nostro territorio è già fortemente attrezzato e attrattivo per ricevere nuovi insediamenti. Pensiamo all'infrastrutturazione, alla presenza appunto di tutte della metropolitana, della sezione ferroviaria, delle tangenziali, delle autostrade, ma non solo, anche del teleriscaldamento, della fibra ottica, tutti elementi
elementi che, cui le imprese guardano sicuramente con attenzione. Che cosa abbiamo deciso di fare? Come ci siamo mossi? Abbiamo intercettato, come si diceva prima, un'opportunità nella legge regionale 11 del 2014, un'opportunità che altri comuni, forse più timidi di noi, non hanno ancora colto, ed è quella di attivare questo, diciamo, sostanziale azzeramento della fiscalità locale per le imprese che si stabiliscono in città. Non è scritto così chiaramente nella legge regionale, noi l'abbiamo preso, ci siamo confrontati con le strutture dell'assessorato alle attività produttive di Regione Lombardia, devo dire in un lavoro molto proficuo di confronto, abbiamo avviato anche il percorso di confronto con le associazioni di rappresentanza delle imprese, che anche in questa occasione naturalmente ringrazio, e abbiamo appunto identificato questo strumento, ripeto, uno strumento anche sperimentale, affinché le imprese che arrivino in città vedano azzerata l'imposizione della fiscalità locale per i primi 2 anni del loro insediamento. Questo è una cosa, insomma, che nella conversazione, nei confronti, nel dibattito con le associazioni delle imprese a livello comunale, ma anche ovviamente a livello politico nazionale, viene costantemente richiesta. Cosa chiedono le imprese agli amministratori? Meno burocrazia e fiscalità più leggera. Noi in questo modo lo stiamo facendo. Questo è l'elemento fondamentale, naturalmente l'elemento forse più pesante del progetto Vado a Sesto, che è il titolo del progetto, anche un invito per naturalmente le imprese che vogliano stabilirsi sul nostro territorio, ma ci sono anche altri elementi non meno importanti dal mio punto di vista. Uno è quello di promuovere le opportunità insediative che ci sono nella nostra città. Lo sappiamo tutti benissimo, è stato tra l'altro anche oggetto di un'interrogazione poco fa, ci sono degli spazi vuoti in città, degli spazi che erano produttivi o di terziari, uffici, eccetera, che sono inutilizzati. L'ambizione è quella di promuovere tutte le opportunità che la nostra città offre, anche quelle appunto di privati, metterle in un database che diventa pubblico e fare in modo che gli imprenditori che vogliono arrivare nella nostra città possano avere un catalogo delle opportunità che la città offre, e quindi per questa ragione abbiamo fatto un avviso pubblico di una sorta di call, chiamiamola così, per avere una panoramica completa di queste opportunità in città. Naturalmente poi i singoli proprietari di immobili sono ovviamente liberi di rispondere o meno, però è un'opportunità che ci siamo sentiti di dover fornire, anche perché succede spesso che imprenditori vogliano venire in città e chiedano proprio all'amministrazione comunale cosa la città offre, non dal punto di vista dei luoghi pubblici, ma anche dal punto di vista del privato disponibile. Quindi crediamo che questo sia sicuramente uno strumento che può essere utile. Non lo crediamo solo noi, tant'è vero che Regione Lombardia, con cui abbiamo costruito lo schema di questo database, l'Atlante, l'abbiamo chiamato, delle proposte insediative, Regione Lombardia utilizzerà il nostro lavoro come primo embrione di un database che ha l'ambizione di diventare regionale, perché naturalmente anche Regione Lombardia, su scala ovviamente più ampia, magari intercettando anche investitori esteri, ha l'interesse ad avere una panoramica più chiara e più trasparente delle disponibilità a livello regionale. L'altro pezzo che riguarda il progetto Vado a Sesto è ciò che Regione invece, dal suo punto di vista, rende disponibile per la nostra città. La parte finanziata della legge 11 è la parte che riguarda la possibilità di intercettare finanziamenti e fondi a favore di opere infrastrutturali per le imprese e per la città, quindi strade, infrastrutture informatiche e tutto quanto possa rendere più semplice la vita alle imprese della città che arriveranno o che già ci sono.
Il ragionamento che abbiamo fatto insieme a Regione Lombardia era quello di non duplicare cose che già Regione offre, nel senso che noi abbiamo centrato questa nostra iniziativa sulle nuove imprese o che non c'erano prima o che c'erano già ma stavano altrove, con l'ambizione appunto di farle nascere o di farle insediare nella nostra città. Regione Lombardia offre da un altro punto di vista degli strumenti invece per venire incontro alle situazioni di difficoltà e di crisi aziendale, oppure per le imprese che già ci sono e che vogliono espandere la propria attività o anche espandersi proprio fisicamente rispetto alle proprie attrezzature e ai propri spazi. Da questo punto di vista quindi è un progetto che si pensa sinergico e in un'ottica di sistema insieme ad altri strumenti che già appunto altre istituzioni offrono. Grazie. Grazie all'assessore Montrasio. E adesso apriamo il dibattito. Prego i consiglieri di prenotarsi per intervenire. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Torrago, ne ha facoltà, prego. Buonasera Presidente, io credo che tecnicamente sia stato detto tutto. Aggiungo solo due cose. La prima è che quando la politica, indipendentemente dai colori, lavora insieme per raggiungere obiettivi che vanno verso la direzione giusta, ritengo che è una buona politica, perché questo è il classico esempio dove si è lavorato con la regione, il comune ha attinto da una legge regionale, è stata la prima, ha fatto bene, per uno scopo ben specifico, quello di attrarre imprenditori a Sesto e dare lavoro a cittadini, io spero, anch'essi di Sesto. Cosa dire di più? Ritengo che questa è la strada che questa amministrazione dall'inizio ha in qualche modo tracciato, quello di portare quanto più possibile lavoro a Sesto, aiutare attraverso tutti i canali e anche le leggi regionali che sono governate da altri colori, però a noi non interessa il colore, a noi interessano le bontà delle leggi e quando le leggi sono buone va bene di qualunque colore. Altro credo che sia ben poco da dire, in quanto quando la politica, come in questo caso, approva, lavora in questa direttrice, ritengo che tutti ne possiamo beneficiare, soprattutto i cittadini che a Sesto lavorano e vivono. Grazie. Grazie al consigliere Torraco. Chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Prima di fare il mio intervento, come lista civica dei giovani sestesi, volevamo fare i nostri auguri di pronta guarigione all'assessore Piano. E volevamo anche dire a questo consiglio che avevamo chiesto al Presidente Boccia di poter osservare stasera un minuto di silenzio per la strage avvenuta in Kenya, ma evidentemente l'invito non è stato raccolto. Passando alla delibera del Vado a Sesto, è con grande orgoglio di piccola imprenditrice sestese che ringrazio il Comune di Sesto San Giovanni per essere stato in grado di intercettare questa possibilità che Regione Lombardia ci dà, e quindi intrinsecamente mi sembra anche giusto ringraziare il Presidente Maroni.
In linea generale, non credo si possa esprimere dissenso sulla delibera del Vado a Sesto. Devo dire che c'è stato un contributo migliorativo apportato dalle associazioni che alla proposta iniziale dei tre dipendenti generici ha fatto aggiungere la possibilità che siano inclusi soci e familiari collaboratori fisicamente presenti nella sede operativa di Sesto San Giovanni. Questa proposta riteniamo abbia dato più respiro alla promozione di un progetto che sinceramente non crediamo migliorerà l'indotto economico della nostra città. Trovare start-up che partano con tre dipendenti francamente ci sembra molto ambizioso. Fra 2 anni comunque ci sarà la possibilità di tirare i conti e speriamo che i risultati siano quelli che auspica l'amministrazione e le persone che hanno parlato prima di noi. Su quanto poi riguarda il tema che gli imprenditori chiedono di semplificazione amministrativa, devo dire che sarà mia premura far pervenire al tavolo del commercio l'iter folle che ho dovuto seguire io personalmente per fare un cambio societario e un cambio logistico di unità immobiliare della mia attività, in modo tale che magari attraverso il tavolo si possa realmente semplificare questi processi amministrativi che vedono, non sono ancora arrivata a compimento, ho iniziato a gennaio e non sono ancora arrivata a compimento. Siamo d'accordo, no, volevo soffermarmi sulla prima premessa che viene fatta alla delibera. L'amministrazione comunale è impegnata in un'azione costante per la promozione e lo sviluppo economico del territorio, che si articola in interventi volti alla semplificazione amministrativa e all'elaborazione di politiche fiscali di vantaggi per le imprese. Coglierei quindi l'occasione, visto che siamo stati più volte stimolati dai commercianti della Rondinella, di capire questa amministrazione su commercianti che non vanno a Sesto ma che sono a Sesto, stanno aspettando da innumerevole tempo che il loro progetto di riqualifica della via venga finalmente realizzato. Siamo d'accordo che in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando bisogna cogliere tutte le possibilità entranti, ma resta sempre molto nebuloso, con una non proposta costante, quello che vogliamo fare per le imprese che sono a Sesto. Vi assicuro che gli imprenditori che hanno letto sui giornali di questo progetto, la domanda che ci hanno fatto è stata: ma per chi è qui da 30 anni, questa amministrazione che cosa ha intenzione di fare? Chiuderei dicendo che mi auguro che con altrettanto grande orgoglio sestese in quest'aula comunale prima o poi si possa discutere seriamente di un progetto di riqualificazione e di sviluppo per le imprese locali che da anni vivono, lavorano e pagano le tasse a Sesto San Giovanni. Grazie. Sì, grazie alla consigliera Iose, però voglio fare una precisazione perché ha riferito che è stato informato il Presidente del Consiglio per chiedere un minuto di silenzio. Formalmente non è arrivato nulla, perché sicuramente questa cosa sarebbe stata accettata sicuramente. Quindi mi ha detto il suo segretario che il comunicato stampa l'ha fatto pubblicare sui giornali, ma io oggi ero in una condizione di non poter leggere i quotidiani, quindi l'ufficio formale è l'ufficio di presidenza del Comune di Sesto. Qualsiasi cosa comunicata all'ufficio di presidenza del Consiglio, che poi assieme all'ufficio di presidenza si prende le decisioni. Ma sicuramente questa sua richiesta verrà fatta al prossimo Consiglio Comunale, nel ricordo di tutti i morti, naturalmente. Grazie. Presidente, posso fare una proposta? Prego. Grazie. Ma io ritengo giusta la richiesta, anche legittima, da parte dei giovani sestesi. Io aggiungo, visto quanto accaduto in tribunale, se tutti siamo d'accordo, credo che un minuto di silenzio
non toglie niente a nessuno, anzi aggiunge a ognuno di noi, fare un minuto di silenzio ricordando quello che è accaduto in Kenya e quello che è accaduto al Tribunale a Milano. Quindi se voi siamo tutti d'accordo tra una delibera e un'altra, possiamo fare un minuto di raccoglimento per tutti e due i motivi. Grazie. Chi vuole intervenire? Consigliere Di Stefano, vuole intervenire come ufficio di presidenza? Concorda? No, va benissimo, ci mancherebbe. Sì, faremo un minuto di silenzio concordato con tutto anche i gruppi dell'opposizione per tutte le vittime delle stragi, dei cristiani all'estero, e che mi sembra doveroso visto le vicende che sono accadute in quest'ultimo periodo. Concludiamo la delibera, al termine della delibera faremo il minuto di silenzio, lo facciamo immediatamente. Ci pensa lei, va bene? Allora io direi, visto che è una cosa così sensibile, tanto non ci costa nulla, lo facciamo subito. Quindi chiedo un minuto di silenzio a tutto il Consiglio, sia per i fatti che sono accaduti nel Tribunale di Milano, e sia per la strage dei ragazzi che è un comando terroristico in Kenya. Cristiani sono persone, cristiano musulmani, non c'entro nulla. Avvenuto in Kenya al campus Garissa, chiedo un minuto di silenzio sia per le vittime del Tribunale di Milano e sia per queste che è successo in Kenya. Grazie. Grazie a tutti. Riprendiamo con la delibera. Ripeto ancora una volta, per qualsiasi consigliere o cittadino che ha bisogno di fare qualche richiesta, che la deve fare a livello formale, perché altrimenti poi non riusciamo, alle volte si è distratti e non si riesce o a capire o a leggere. Grazie, riprendiamo la discussione sulla delibera, vada a sesto, prego. Chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, prego, ne ha facoltà. Buonasera a tutti. Noi di Sesto nel Cuore siamo sicuramente contenti che il Comune di Sesto San Giovanni sia stato il primo che ha recepito la legge regionale che è stata promulgata proprio per favorire le imprese, il loro sviluppo e quindi ha ricaduta la possibilità del lavoro per i disoccupati, per le persone che purtroppo sono in una situazione di grave disagio. Certo, facilitare l'insediamento delle attività produttive è molto importante per una città che ha visto da decenni il trasferimento e la chiusura di tante aziende, mi riferisco al trasferimento non ultimo, anche quello dell'anno scorso, di imprese presenti nella città che si sono trasferite in altre città. Certo, prima di vitalizzare il territorio ci vorranno degli anni, questa delibera parla di 2 anni, comunque è sempre un inizio, non sarà certo 2 anni che faciliterà lo spostamento e l'insediamento
delle imprese, però è sicuramente un buon inizio. Per non vanificare questo sforzo è importante anche che ci sia il corollario attorno. Mi riferisco alle aree false, in particolare alla commissione di controllo che è stata disertata dal sindaco e dal vice sindaco, nella quale si poteva proprio capire qual era il futuro di queste aree, soprattutto qual era l'impatto che le ultime varianti che sono state approvate di giunta, che tipo di impatto queste delibere hanno sul progetto originario. Ecco, tutto questo noi siamo ancora in attesa di conoscere, perché questi sono tutti dati molto importanti. È importante anche per noi capire, questa era una domanda che avevo fatto anche in commissione, quando si parla di ricorso semplificato degli strumenti urbanistici, è chiaro che una legge, questa non è una legge attuativa, però non deve essere neanche interpretativa, quindi bisogna capire bene che cosa significa questa cosa e in che termini il Comune di Sesto intende realizzarla. Grazie. La parola al sindaco per una precisazione sulla delibera, sull'intervento della consigliera Titta Ferrante. Prego. Perché rimanga agli atti, mi riferisco al passaggio che la consigliera Titta Ferrante ha detto rispetto al fatto che io, il vice sindaco, risponderà al vice sindaco ovviamente, che avremmo disertato la commissione controllo, per chiarezza e perché rimanga agli atti. Io non sono stata informata e non è stata concordata con me una data per partecipare alla commissione controllo, che ho ricevuto come, come dire, convocazione già avvenuta, per cui nessuna diserzione, ma voglio dire, se uno non viene chiamato prima non c'è una disponibilità, soprattutto per quanto riguarda il sindaco che ha un'agenda fitta di impegni, appunto voglio che rimanga agli atti questa cosa, poi volentieri concordiamo insieme una data in qualunque momento e facciamo tutte le commissioni che vogliamo, ma nessuno ha disertato nessuna commissione. Grazie. Grazie per aver chiesto la parola la consigliera Landucci, ne ha facoltà, prego. Io non volevo neanche intervenire perché credo che nessuno possa non essere d'accordo con una delibera di questo genere. Come è stato già detto, la delibera viene in realtà nasce dalla volontà della Regione Lombardia e da questo scambio sempre molto vivo e affettuoso tra Regione Lombardia e Comune di Sesto, che sicuramente ci fa molto piacere, perché significa che anche la nostra amministrazione, al di là delle polemiche, delle parole, ritiene questa giunta ottima per lavorare, perché altrimenti uno non lo farebbe, no? Ecco. Ma volevo però intervenire per quanto riguarda le ultime parole del sindaco, che ritengo veramente, come dire, offensive dell'intelligenza dei consiglieri che erano in commissione. Perché non credo possibile che di 4 persone a cui era stata comunicata la data, nessuna delle 4 era disponibile. Non era disponibile il sindaco, non era disponibile il vice sindaco, non era disponibile l'assessore Marini, non era disponibile l'assessore Iannizzi. Devo dire che la collega Titta Ferrante è veramente sfortunata, perché ha fatto una convocazione veramente molto sfortunata. C'è stata una congiunzione astrale particolarmente negativa che ha fatto sì che questo incontro di fatto non si sia potuto tenere. Questo bisogna rendersi conto, che quando non si è baciati dal destino, cara collega Angela Ferrante, bisogna lavorare in piena sinergia e non credere che un presidente di commissione possa stabilire una data con 10 giorni di anticipo, sperando, ma deve invece concordare prima e ascoltare tutte le volontà che probabilmente avrebbero dimostrato che la disponibilità era
visto l'agenda molto fitta che il sindaco ha, mentre noi consigliere Landucci, ma non scusi, però lei data scusi, che sarebbe stata Landucci, probabilmente riferibile con facilità a dopo il 28 aprile, quando io credo che alla commissione consigliere Landucci, mi scusi, dalla, scusi, lei deve rispettare l'oggetto della discussione, altrimenti sono costretto a togliergli la parola. Faccia lei. Il progetto Vado a Sesto, se avesse rappresentato una vera volontà di collaborazione con la città, non avrebbe disertato una commissione chiaramente costruita per il lavoro futuro della città, visto che anche il consigliere Romaniello ha esplicitamente citato la città della salute e della ricerca come uno dei punti qualificanti di questa convenzione per attirare nuove imprese. Allora noi dovevamo parlare esattamente di questo e di questo non si è parlato, mentre io credo che il 28 aprile, quando ci sarà la commissione convocata col timbro giusto dalla consigliera Pennasi, ci sarà una folta presenza di sindaci, vice sindaci, assessori, tutti disponibili in quella data. Io faccio semplicemente notare una cosa che è successa molto antipatica giovedì scorso e che ha proprio colpito una commissione costruita per parlare del futuro lavorativo di Sesto, che a parole interessa così consigliere tanto Landucci, la città che sono costretto a togliergli la parola. Lo stesso consigliere Romaniello, nella sua relazione di maggioranza... Regia, per favore, mi puoi spegnere il microfono della consigliere Landucci? Grazie. Io ho 10 minuti di tempo. Grazie. Io ho 10 minuti di tempo. Grazie. Può spegnere il microfono della consigliere Landucci, regia? Grazie. Scusi, questa la parola al consigliere Romaniello, che non è facoltà. Prego. No, scusi. Regia, ha spento... Consigliere Landucci, per cortesia, lei si deve tenere al regolamento. Lei non può fare gli interventi come vuole e come crede. Lei deve rispettare il regolamento come tutti i consiglieri. Grazie. La parola al consigliere Romaniello, prego. Mi ha preso un gettone. La parola al consigliere Romaniello, per cortesia. Per cortesia. Però, scusate. No, ma rimanga qua, Landucci. Ma rimanga qui. Consigliere Romaniello, c'ha la parola, ho anche facoltà di non parlare, mi scusi, qui non stiamo scherzando, Prego, faccia il suo intervento. Grazie Presidente. Consigliere Di Stefano, si allora, può accomodare, a me poi, si può a me accomodare. Poi dispiace... Consigliere Di Stefano, la prego di accomodarsi. La prego di accomodarsi, grazie. A me poi dispiace che poi alla fine ci si debba trovare ci si debba trovare in una situazione così spiacevole. Allora, a me dispiace perché poi tra l'altro devo dire che la commissione che ha discusso la delibera è stata una delle poche commissioni dove veramente c'è stata una massima collaborazione e condivisione, quindi anche il tema è stato ampiamente discusso in maniera ordinata e proficua da tutti i commissari. Poi che si debba arrivare qui in Consiglio Comunale e non cogliere questa opportunità, che è un'opportunità non della maggioranza ma di una intera città, per portare la discussione su altri punti, questo veramente mi dispiace, insomma, ecco, a volte non riusciamo a cogliere l'importanza di certi argomenti e poi spendiamo le nostre energie su cose che magari sono comunque importanti ma che non sono nel tema della serata. Quindi ci sarà poi lo spazio per ciascuno di noi per riportare l'argomento che Landucci ha parlato, ma non era sicuramente questo. Adesso giustamente la Pastorino mi suggerisce di andare fuori tema, cerco anch'io di stare nel tema. Quindi la mia testimonianza è che comunque è una iniziativa che parte sicuramente da Regione Lombardia, questo è fuori discussione, che però la nostra amministrazione ha saputo cogliere ed è stata una delle prime, almeno il database regionale credo che siamo gli unici, confermo, siamo gli unici in Lombardia a farlo, quindi
diamo merito quantomeno alla capacità di questa amministrazione di saper cogliere le opportunità che poi vengono messe a disposizione dai vari enti, che possono essere appunto un ente regionale, e non sprechiamo appunto questa serata su temi che non c'entrano niente. Aggiungo appunto che, ripeto, esprimo una grande soddisfazione per quello che è stato il confronto in commissione, spero che ne seguiranno altri su altri temi importanti come il bilancio, comunque temi che interessano tutti noi, e spero appunto che poi si venga in consiglio comunale con lo spirito giusto di approfondire il tema e dare il proprio contributo anche per eventualmente migliorarlo se ci sono le condizioni. Grazie, consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. La delibera, per rimanere sulla delibera perché mi sembra corretto al di là di questo, diciamo, qui pro quo che c'è stato poco fa. Chiedo scusa, rimbomba tutto. Aspettate un attimo, ci riprovo. Va meglio? Vabbè, chiedo scusa se, di questo imbarazzante problema al microfono. No, comunque niente, tornando al tema della delibera che mi sembra più importante del microfono, presumo mi si capisca. La delibera secondo me è importante perché al suo interno ha diversi valori che noi riteniamo positivi, che poi nell'andare del mio intervento cercherò di esprimere. È un periodo storico in cui regioni e comuni si propongono sui mercati, si propongono come se fossero, detto volgarmente, delle agenzie di viaggio, delle agenzie di turismo, perché è corretto che sia così in un periodo storico economico come il nostro. Si fanno anche concorrenza per attrarre, in questo caso, attività lavorative, ma probabilmente in futuro i territori si faranno concorrenza per contendersi persone, per contendersi cittadini, e quindi a questo punto per ampliare i propri servizi e far sì che questi nuovi cittadini venuti sul nostro territorio o su altri territori possano godere appieno di questi servizi, creando, sviluppando e favorendo tutto l'indotto che ci può essere intorno a una città. Il primo intervento che avevo fatto in quest'aula io, nel 2007, parlavo di un gioco del computer che si chiamava SimCity. È un gioco dove praticamente vince chi alla fine ha tutti gli abitanti di questa città felici al proprio interno. Quindi gli abitanti che all'inizio sono nulli, man mano crescono perché si creano scuole, strade, vi è una tassazione, si fanno aeroporti, si fanno parchi, si fanno giardini, si fanno campo sportivi e tutto quanto. Questo è volgarmente marketing di quello che è una città in tema di concorrenza, perché anche le città oggi sono in tema di concorrenza, come lo sono le aziende e come lo sono i negozi, devono fare, lo devono fare bene, perché se no non fanno fatica a reggere sul discorso finanziario che si affronta ogni anno. Quindi i territori si contenderanno i residenti e per fare questo dovranno promuovere impianti sportivi, come dicevo, viabilità, strutture sanitarie e altro, soprattutto tutto ciò che concerne il verde. Verde e la mobilità dolce oggi sono molto richiesti, la nostra città forse in questo non eccelle e dovrebbe probabilmente puntare di più il mirino verso queste opportunità che si devono creare e dobbiamo portare a Sesto. Tutto questo porterà un beneficio a tutti i cittadini, perché incrementare la qualità della vita e la quantità di benessere di chi vive nel territorio significa attrarre nuove persone, significa creare nuove opportunità e significa creare nuove economie e mantenere le economie esistenti, che non è assolutamente facile oggi. Questa sera l'Ocse ha sancito, se ce ne fosse ancora bisogno per qualche ottimista, che in Italia, insieme a Finlandia e Portogallo, aumenta la disoccupazione giovanile, nonostante Job Act e twittate varie dell'ultimo periodo. Noi nel nostro piccolo, e noi intendo il Comune di Sesto, con l'aiuto di Regione Lombardia stiamo cercando di fare qualcosa e stiamo facendo qualcosa, come ad esempio i 12 lavoratori socialmente utili impiegati e impegnati per 6 mesi per un massimo di 25 ore, affiancando altri dipendenti comunali.
lodevole e ottima iniziativa, a mio parere. Certo, ora dietro questo progetto Vado a Sesto va rinnovato e ampliato quel marketing territoriale per il rilancio delle attività produttive nel nostro comune, come diceva l'assessore Montraso. Benissimo la fibra, bene il teleriscaldamento, le tangenziali, gli aeroporti, strutture ricettive, però è anche vero che vedere Piazza Don Mappelli, che è una delle porte d'ingresso, non è un buon biglietto da visita per la nostra città. Quindi marketing e strutturarsi per attirare aziende significa anche probabilmente fare qualcosa in questo settore. Dobbiamo fare di tutto con atti concreti e non con slide parziali per creare occupazione. Un'occupazione seria e di qualità. Secondo noi il progetto Vado a Sesto, da noi colto ma fatto con l'aiuto di Regione Lombardia, può essere l'inizio, ma non l'unico, di portare avanti questo discorso sul mondo del lavoro. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Chiesto la parola il consigliere Caponi, ne ha facoltà, prego. Grazie. Il consigliere Romaniello, prendo spunto dal suo intervento, ha fatto riferimento al lavoro proficuo fatto in commissione. Beh, insomma, visto i fatti accaduti questa sera, che mi sembra sia stata posta una censura non giustificata nei confronti della consigliera Landucci, io vorrei soltanto ricordare ai membri della maggioranza che nella commissione che ha discusso di questa delibera il numero legale è stato garantito dai membri dell'opposizione. Quindi se tanto interesse c'era da parte della maggioranza, beh, magari una presenza maggiore sarebbe stata auspicabile, anche perché senza la presenza dei consiglieri di maggioranza quella delibera non sarebbe stata discussa in commissione. Questo perché tirare soltanto delle ramanzine o prendere, deridere gli interventi dei consiglieri della minoranza non fa onore, e l'intervento del consigliere Romaniello quindi è totalmente, totalmente fuori luogo. E dico questo, Presidente, perché l'intervento della consigliera Landucci, che tutti conosciamo per il suo carattere molto focoso, ma sicuramente per la sua intelligenza e lealtà politica, credo che questo lo si debba riconoscere. Beh, lei, la consigliera Landucci, ha fatto un interessante collegamento, perché vede, io parto da un'affermazione dell'assessore Moltraso, al quale riconosciamo lo sforzo di dare un impulso al suo assessorato, ma quando si parla di orgoglio sestese, beh, l'orgoglio innanzitutto si trova quando uno è in grado di generare qualcosa da se stesso, e francamente mi sembra che in questi 3 anni l'amministrazione comunale in questo senso abbia solo da mettere delle pezze e delle toppe su ogni ambito, perché sono scappate aziende, le pompe Gabbioneta sono andate a Nova Milanese, abbiamo avuto perdite di posti di lavoro notevoli, il commercio in perenne crisi, le aree falca che sono la risorsa di questa città, che costituiscono il polmone, che costituiscono comunque il punto di rilancio di questa città, sono ancora una chimera. E giustamente è stato fatto notare che in una commissione che avrebbe dovuto trattare questo argomento fondamentale non c'è stata la presenza da parte della Giunta. Perché? Perché l'orgoglio, assessore, deriva da quando una persona crea qualcosa di proprio e allora dice: sono orgoglioso di quello che ho creato, ma di fatto l'amministrazione comunale ha soltanto sposato e preso una buona politica della Regione Lombardia e l'ha messa in pratica. Quindi non so se lei si riferisse ad altre questioni, ma mi sembra un po' riduttivo essere orgogliosi per saper cogliere un'opportunità non propria, ma che arriva da un'amministrazione superiore. Ma vorrei vedere che anche il Comune non fosse stato così abile di cogliere questa opportunità, perché allora vorrebbe dire proprio essere non solo miope, ma essere anche ciechi. Quindi la scommessa che le parlava non è soltanto quello di mettere in pratica questa delibera, che mi sembra essere partita col piede sbagliato, perché
perché non è bello lavorare in questo modo per la città. È un atteggiamento, secondo me, che esclude e non include le forze politiche e non include neanche le idee. E credo che questo ne abbia solo da perdere l'amministrazione, la maggioranza e lo stesso sindaco, che dovrà render conto alla fine del suo mandato di quanto è stato attuato del suo programma. La scommessa, assessore, non è quella di applicare questa delibera, ma di creare tutto quello che sta intorno a questa delibera. Perché una città, un'impresa decida di arrivare sesto, non basta soltanto una delibera che recepisca una legge regionale che proponga degli sgravi, ma vuol dire rendere appetibile il territorio, vuol dire comunque implementare il tessuto sociale, vuol dire comunque trovare delle innovazioni, delle idee per quello che riguarda l'impresa, il commercio, i posti di lavoro, vuol dire creare un decoro urbano migliore per la città, vuol dire comunque avere in mente un'idea di una città diversa da quella che oggi è la nostra città. Quindi fa specie quando un consigliere della maggioranza dice questa è la buona politica e noi votiamo anche delibere che non sono del nostro stesso colore politico, perché mi pare che la maggioranza si sia contraddistinta negli ultimi consigli comunali proprio per rifiutare di far proprie delle proposte e idee che venivano da chi non aveva lo stesso colore politico, ma che avevano dei contenuti interessanti e propositivi per la città. Durante l'apertura, nella fase di apertura di questo consiglio, di questa consigliatura, io ricordo che noi come lista civica avanzammo una serie di proposte, non sto a ripeterle tutte, comunque alcune le sapete, ma soprattutto uno riguardava questo argomento e riguardava l'impresa, il mondo del lavoro e il commercio. E noi proponemmo di creare un consiglio comunale aperto per ascoltare le forze produttive della città, ma di farle venire qua o di andare noi da loro, perché se un politico vuole amministrare deve conoscere quelli che sono i bisogni, le esigenze, le istanze del cittadino. E poi quello che sta venendo fuori questa sera, abbiamo una delibera ma manca tutto cioè è un vestito ma manca il corpo, perché abbiamo una città che in questi 3 anni non ha avuto quella forza propulsiva di trovare innovazione, spirito di sviluppo, forze attrattive. Certo, abbiamo ancora davanti 2 anni di consigliatura, un po' pochi, peccato perché abbiamo perso 3 anni. Quindi, voglio dire, accompagnare questa delibera con una fase di ascolto forte di quello che è il tessuto sociale, di quello che sono le realtà produttive dell'impresa. Lei si ricorda che poco tempo fa abbiamo discusso di un altro argomento, di un accordo che è stato raggiunto con l'Associazione Imprenditori da parte del suo assessorato sul mondo dell'impresa. Beh, io credo che la strada sia proprio questa, fermarsi a questa delibera, e forse era questo quello che voleva essere detto dai consiglieri dell'opposizione, che io faccio totalmente mio quello che diceva la consigliera Landucci, quindi se vuole togliere la parola anche a me la tolga, perché io mi trovo completamente in linea con la consigliera Landucci, anzi io credo che lei le debba fare delle scuse formali, presidente Boccia, le dico la verità. È veramente fuori luogo o comunque un controsenso parlare di una delibera che ha delle connotazioni positive della città quando su un argomento importante come lo sviluppo dell'area FALC c'è stato un totale silenzio ed è stato disertato l'appuntamento e l'incontro con i consiglieri della minoranza, comunque durante la commissione di controllo. Poi un altro argomento vorrei trattare, che non per suscitare polemiche o per toccare comunque tasti dolenti dei partiti politici, ma santo cielo, io vedo un po' di contraddizioni. Approviamo una delibera che parla, come diceva il consigliere Romagnello, di attrattività, di imprese, di sviluppo, e francamente abbiamo assistito impassibili alla chiusura del LIB, che è costato parecchi soldi ai cittadini, che ha riguardato diversi enti, ma che è stato un fallimento totale per quello che riguarda le piccole imprese, le start-up. Ecco, allora io credo che una politica che abbia veramente a cuore lo sviluppo della città debba anche avere il coraggio di capire quelli che sono stati gli errori del passato, perché non siano riproposti in futuro, ma anche fare un ragionamento su quello che è capitato in questa città, perché la chiusura del LIB
oggettivamente è una grande perdita per la nostra città. Noi stiamo riproponendo una delibera per attirare imprese quando abbiamo assistito impassibili ad un fallimento e una chiusura di una struttura come il Liber. Io non sto dando le colpe all'amministrazione comunale in primis, per carità, dico che erano altri, ben altri, tutti gli enti compresi. Però questa è la forza della politica che deve emergere da questo Consiglio Comunale, anche delle forze critiche, per quello che io a volte invito anche i consiglieri della maggioranza a trovare anche il coraggio di dire che non sono d'accordo con una linea della giunta che non è coraggiosa, che non è per un'apertura verso la città. Quindi insomma, questa sera secondo me abbiamo perso un po' un'occasione, un argomento importante che poteva rappresentare un momento di raccolta di tutte le forze politiche, su quale potevamo tracciare anche una linea futura di condivisione di lavoro, e francamente assistere ad una posizione dove ad una consigliera comunale che tutto li si può dire, ma certamente non li si può dire che non ha cuore il bene della città, che gli viene tolta la parola, secondo me questa sera è una brutta pagina per questo Consiglio Comunale. Prima di passare la parola al consigliere, voglio fare una precisazione, consigliere Caponi. Visto che lei giustamente è sempre così attenta al rispetto del regolamento del Consiglio Comunale, vale solo per il Presidente o per altri consiglieri? Non esclude nessuno, neanche la consigliera Landucci, perché la consigliera Landucci il regolamento lo conosce molto meglio di me, perché è 20 anni che siete in quest'aula istituzionale, sa benissimo come si interviene. Quindi se va fuori discorso è una cosa voluta, è una provocazione. Punto. Chiudo. E io non chiedo scusa alla consigliera, ma forse la consigliera che dovrà chiedere scusa a tutto il Consiglio Comunale. Detto questo, la parola al consigliere Pastorino, prego. Buonasera a tutti. Sì, allora, volevo un attimino rispondere soltanto al consigliere Caponi, che comunque siamo il primo comune che va a fare che va a votare questa delibera. E quindi insomma è comunque un motivo di orgoglio, come diceva prima l'assessore. È vero poi che ci sono tanti modi, no, per controbattere a un qualcosa che è complicato, nel senso che sappiamo il momento di crisi che stiamo vivendo, per cui comunque tutto ciò che tende a portare insomma lavoro nella nostra città è sicuramente un qualcosa che a me personalmente insomma dà proprio un'idea di sviluppo e di avvicinamento della nostra città insomma al tema del lavoro. Io volevo anche porre l'accento sul fatto che comunque la sinergia con la Regione Lombardia in questo caso è stata più che positiva, quindi insomma viviamo spesso momenti di contrapposizioni, talvolta anche e non solo per motivi, diciamo così, legati ai contenuti, no? Ma spesso anche legati a insomma, appartenenza politica. Per cui invece laddove c'è una buona politica, come sottolineava prima Torraco, sono dell'idea che si deve sposare assolutamente con una buona politica sul territorio. E quindi ecco, sono piacevolmente insomma colpita da questa collaborazione. Ricordo anche che comunque Regione Lombardia praticamente finanzia insomma molte attività di sviluppo che vanno dalle imprese, dalle nuove imprese, ma anche vedo dei buoni progetti sul tema sport che sono comunque importanti e sono anch'essi comunque da inserire in un discorso di sviluppo della città, sia dal punto di vista così di nuove opportunità lavorative, ma anche in un tema legato a un discorso di cultura sportiva che magari insomma tante volte viene un po' a mancare. Quello che voglio dire è chiaro che per rendere tutto fattibile abbiamo bisogno di rendere il nostro territorio più appetibile, anche se comunque dei punti di forza noi li abbiamo. Sesto, non dimentichiamo che è a un quarto d'ora dal centro di Milano, quindi comunque voglio dire offre degli spazi, delle aree relativamente vicine al centro di Milano. In più poi è ben servita da tutta una serie di reti autostradali. È chiaro che poi
Per il discorso legato alla viabilità bisognerebbe anche capire poi meglio come ci si attrezza, perché è chiaro, portare più attività produttive e nello stesso momento bisognerà poi anche rivedere un discorso di viabilità legata al tessuto sestese. Però comunque è una grandissima opportunità che Sesto San Giovanni ha anche in relazione ad Expo. Non dimentichiamo che comunque sarà una vetrina, adesso è chiaro che alcune cose magari non sono andate nel migliore dei modi, però abbiamo ancora un margine di tempo che ci consente forse di recuperare, però è una vetrina importantissima che porterà qui numerosi paesi stranieri e chiaramente, voglio dire, è la possibilità che qualcuno possa anche decidere di venire ad investire sul territorio sestese. È chiaro che poi questa è un po' una sfida, no? Per cui dobbiamo chiaramente poi far quadrare un po' tutte le cose con un tessuto sociale importante, con una possibilità di avere una città comunque viva, non solo dal punto di vista legato allo sviluppo, legato alla produttività, ma dal punto di vista anche culturale, insomma, deve saper dare tutta una serie di possibilità che chiaramente migliorano e amplificano la nostra offerta, e anche qui insomma penso che Sesto San Giovanni possa avere delle buone possibilità. Ricordiamo che anche il Comune di Sesto, comunque anche questa amministrazione, ha portato avanti la politica sestese, ha portato avanti anche delle importanti decisioni, tipo il fatto di avere la possibilità di rendere anche alcune aree all'interno di impianti sportivi più commerciali, per cui più appetibili anche a dei futuri investitori che vedessero anche, non so, nell'impianto sportivo una possibilità anche di miglioramento e di investimento. Quindi insomma siamo andati a decidere delle cose importanti, ed è chiaro che costerà qualcosa anche questa decisione, perché comunque lo sgravio fiscale è chiaro che sarà una mancata entrata per il nostro comune, però c'è la visione proprio politica di portare lavoro, di incentivare queste imprese. Insomma, io la vedo positivamente. Mi piace anche l'idea che in commissione comunque siano state portate un po' tutte le esperienze, sia da parte della minoranza che della maggioranza, e la collaborazione appunto talvolta insomma fa uscire delle cose positive. Ecco, volevo solo dire questo. Grazie alla consigliera Pastorino. Ha chiesto la parola il consigliere Bernardi, ne ha facoltà, prego. Buonasera a tutti. Sì, io penso che oggi si scriva una pagina fuori di retorica importante per questa città, per questo Consiglio Comunale. A differenza del collega Caponi, trovo che oggi si scriva una buona pagina per questa città. Oggi si decide di iniziare un processo che è un processo sicuramente virtuoso, dove ci sono alcune sicuramente pagine da scrivere, che però non si debbono poter scrivere andando a cercare le pecche del passato, che pure ci sono state. Io non me lo nascondo, ci sono state pecche importanti, ma se oggi si scrivono delle pagine virtuose, bisogna prendere atto di questa cosa, farla propria. Io, quando ho visto l'integrazione presentata da Sesto nel Cuore, ho pensato che buona cosa, io penso che sia un'ottima cosa. Quindi non capisco e non comprendo le polemiche, i distinguo, rispetto a una delibera che va a proporre di attirare imprese a Sesto, che propone di aprire start-up, che propone sostanzialmente l'innovazione per questa città. E quando dico che è una pagina virtuosa, dico che poi ci sarà la possibilità, e io credo che ci sia concretamente la possibilità, di innescare tutto un processo che possa vedere questa città
ridisegnare socialmente, a livello urbanistico, a livello di insediamento di imprese, tutta il tessuto del comune di Sesto San Giovanni. È evidente che tutto è migliorabile ed è evidente che non si scrive tutto stasera. Però vorrei che una volta tanto questo Consiglio Comunale, tutto il Consiglio Comunale, i gruppi politici che appartengono a questo Consiglio Comunale, abbiano l'orgoglio di poter tutti insieme scrivere questa pagina. Prima la consigliera Pastorino ricordava alcune cose che sono positive rispetto a questa delibera e che sicuramente andranno ad incidere e che sicuramente devono incidere su questa delibera, a partire dagli sgravi fiscali, a partire dall'avvenimento di Expo, che può essere una vetrina importante. Però ribadisco, se oggi si parla di innovazione e si prende per primi una delibera del Consiglio regionale, la si fa propria, io anche qui eviterei la polemica rispetto ai colori politici, non è questione di colori politici, è questione di prendere il buono che le istituzioni riescono a produrre e trasformarlo in atti concreti. Bene, allora oggi facciamo questa cosa, cerchiamo di farla tutti insieme, cerchiamo di farla nel migliore dei modi. Diamo un segnale, una comunicazione alla città che il nostro lavoro ha un senso per il futuro e che cerchiamo di aprire il futuro a generazioni, almeno a due generazioni, che questo paese tutto rischia di perdersi per strada. Allora, se il messaggio che questo Consiglio Comunale nel suo piccolo riesce a dare a questi giovani è quello che la strada la vogliamo riprendere insieme, è un buon segnale. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Ho chiesto la parola il consigliere Tremolato. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente vorrei concentrarmi su tre elementi di critica. Due dei quali effettivamente anch'io me li sono posti come critica rispetto al discorso che facciamo questa sera, e uno sinceramente non ci avevo pensato, parto proprio da quest'ultimo che secondo me è una critica non corretta, non ricevibile, e mi riferisco al fatto che mancherebbe il confronto da parte dell'amministrazione comunale. Ecco, io penso che nello specifico di questa delibera il coinvolgimento, il confronto con le organizzazioni di categoria c'è stato, e più in generale il confronto che mette in campo questa giunta rispetto alla città, con il giro giunta, con una serie di iniziative che sono state fatte, penso che sia molto di più di quello che è stato fatto in passato ed è tutto accettabile. Ci sono invece due elementi che effettivamente mi ero posto anch'io come tema di riflessione. Il primo è quello rispetto a chi è già qua a Sesto, cioè noi facciamo un'iniziativa per, come diceva la consigliera Iosa, chi vuole venire qua, cosa facciamo per chi è già a Sesto? Sembra di essere un po' degli ingrati. Ecco, due elementi su questo. Intanto qualcosa si fa sul commercio di vicinato, le agevolazioni per quanto riguarda l'IMU, sono state fatte modifiche al PGT per permettere la possibilità di avere delle attività commerciali all'interno degli impianti sportivi. Alcune cose sono state fatte, si può fare di più? Sì, lo faremo, però mi sembra che non sia corretto, nel momento in cui viene fatto qualcosa di positivo per una parte, prenderla come spunto di critica per l'altra parte. Cerchiamo di portare avanti dei miglioramenti da tutte e due le parti. Vengo all'ultimo elemento che appunto anche per me era stato elemento di riflessione: porterà dei risultati questa delibera, cioè riusciremo, è poca cosa o riusciremo a rendere appetibile il territorio sestese per aziende che possono venire qua oppure che vogliono rilanciare la produzione nel territorio di Sesto? E qui è stata fatta una critica rispetto a una nota azienda sestese, adesso io, sfidando il conflitto di interessi, ne parlerò pur essendo un dipendente, e vi svelerò un segreto. La Pompe Gabbioneta non esiste più dal 2005. È stata acquistata da un gruppo multinazionale scozzese, ha cambiato nome. Sono circa 10 anni che succede questo. E
È solo una questione di forma, no, una questione di sostanza. Fa parte di un gruppo multinazionale che risponde a logiche di una scala talmente alta che non siamo, con la nostra fiscalità locale, a poter spostare. Allora ritorniamo alla domanda, ma allora perché facciamo quello che facciamo questa sera? È inutile? No, io penso che sia utile che ciascuno faccia quello che può fare. Allora, se questo comune fa il massimo che è nella sua possibilità per rendere appetibile il territorio che amministra, è quello che deve fare, il suo compito, è il massimo che può fare, non può fare di più. Le politiche del lavoro le fa qualcun altro, ed è giusto che le faccia qualcun altro. C'è un orgoglio in questo, sì. Io penso che bisogna essere orgogliosi di aver colto un'opportunità, sì, che è stata messa in campo dalla Regione Lombardia. Anche la Regione ha fatto quello che gli compete, però noi possiamo essere orgogliosi di aver colto questa opportunità offerta dalla Regione. Un orgoglio che ci accomuna a tutti quelli che in silenzio, con fatica, senza fare troppa pubblicità, ciascuno nel suo privato, magari senza ricevere nulla in cambio, magari senza gratitudine da sbandierare, però ciascuno nel suo piccolo fa per portare avanti questo paese. In questo paese, se ciascuno si mettesse a fare nel suo piccolo quello che può, quello che riesce a fare, penso che le cose andrebbero meglio per tutti. Grazie. Grazie al consigliere Tremolata. Allora, se non vedo più interventi, darei la parola all'assessore Montracio e a seguire il sindaco. Grazie. Sì, grazie, buonasera. Ma allora, una riflessione così generale di metodo, nel senso che vedo che anche la sedicente nuova politica talvolta anche a loro capita di usare mezzi un po' vecchiotti e di utilizzare qualsiasi pretesto per non parlare né del merito di cose anche positive per la città. Ci sta, è politica, però anche in questo modo poi si perdono le occasioni, però non le perdiamo noi le occasioni, perché noi le occasioni invece siamo capaci di coglierle e di sfruttarle e di utilizzarle, di spremerle, perché vi assicuro, non so se avete avuto modo di leggere questa legge regionale 11 del febbraio 2014, che nessuno ha declinato come abbiamo declinato noi. Noi abbiamo preso una frase, l'abbiamo spremuta, ne abbiamo fatto questa delibera. Non abbiamo coraggio? Non lo so, e in questo io devo anche ringraziare gli uffici che si sono prestati a questa sperimentazione non ovvia e non scontata e con alcune difficoltà di ordine tecnico. Non abbiamo coraggio. Quanti altri comuni hanno fatto quello che sarà poco, sarà tanto, secondo me tantissimo, abbiamo fatto e stiamo facendo noi? Zero. Ma la legge 11 del febbraio 2014, non proprio l'altro ieri, vale, si applica per tutti i comuni della Lombardia. Quindi forse un po' di coraggio noi ce l'abbiamo messo. Noi facciamo scuola questa sera, sono un po' altisonante, non lo so, facciamo scuola, la nostra delibera sarà il modello sesto, di cui forse tutti noi abbiamo bisogno di sentirci orgogliosamente se stesi, non lo so, io so che molti comuni ci stanno chiedendo il testo di questa delibera per copiarcela, secondo me è un segnale molto positivo per la nostra città, tutta, maggioranza, minoranza, amministrazione, cittadini, imprese, eccetera. Non facciamo niente, non abbiamo ancora fatto niente, molte cose sono già state ricordate, l'IMU è 7,6 per, ormai è un po' una litania, scusate, commerci, negozi, capannoni e start-up, traduco 1.300.000 euro ogni anno che non viene preso dalla fiscalità locale che rimane nel settore. Gli oneri di urbanizzazione sui nuovi insediamenti competitivi in tutta la città. La Tari, pur con le sue difficoltà più volte ribadite, anche passata agli onori delle discussioni degli ultimi consigli,
faticosamente pensata per gravare il meno possibile, ripeto, il meno possibile sulle categorie più colpite. Le imposte cosiddette minori, l'occupazione suolo pubblico, l'insegna, eccetera, che rimangono ampiamente competitive rispetto alle altre città. Questa è solo la partita della fiscalità locale, che non a caso ci rende competitivi, lo ribadisco, rispetto alle altre città del milanese. Certo, non siamo, diciamo, competitivi su questo fronte come Rodano o Pantigliate, che sono quelle dove, diciamo, da un punto di vista fiscale c'è la tassazione minore, ma mi sembra che il nostro territorio, con tutte le potenzialità che ha, lo valorizziamo il più possibile, tant'è vero che alla luce dell'unico che mi risulti studio di comparativo sui comuni dell'Inter, noi anno dopo anno guadagniamo posizioni, cioè miglioriamo il nostro posizionamento rispetto alla pressione fiscale complessivamente intesa sulle imprese. Cos'altro facciamo? Facciamo innumerevoli iniziative perché anche il nostro comune venga considerato nel panorama di Expo. Non c'è una regia, diciamo, forte da parte del capoluogo, anzi direi che la regia è inesistente, non stiamo ad aspettare che Expo passi, facciamo, e tutti gli assessorati sono coinvolti in questo, innumerevoli iniziative per mettere insieme il tessuto produttivo locale, per favorire sinergie, per favorire iniziative, affinché anche Sesto non sia, diciamo, raccogliere le briciole di Expo, ma sia protagonista dell'iniziativa. Facciamo anche una cosina piccola, ma che pochi comuni hanno, ed è l'app del comune, che sarà scaricabile tra poco e che per quest'anno noi dedichiamo praticamente al mondo del commercio e della ricettività, visto che appunto questo è l'anno di Expo, ci sembra giusto offrire gratuitamente questo servizio a chi fa impresa in città. Poi è vero, io ne sono convinta che delle distorsioni ci siano e che una pratica per spostarsi di 5 metri che dura da 4 mesi sia un paradosso e che queste storture vadano corrette. Dopodiché, pienamente disponibili, chiedo al Presidente del Tavolo del Commercio, a usare questo caso per capire quali siano gli elementi da correggere per migliorare la nostra, diciamo, quotidiana pratica tecnico-burocratica amministrativa. E poi, scusate, del LIB a noi ce lo venite a dire, consigliere Caponi, abbia pazienza perché sono veramente, veramente esasperata da questa vicenda del LIB. Allora, ricapitolo brevemente il contesto. Stiamo parlando del fallimento di Milano Metropoli e del BIC. I soci di Milano Metropoli erano Provincia, Camera di Commercio, Bresso, Cinisello, Cologno, tutti defilati, tranne Sesto, che ha avuto, diciamo, l'onore di ospitare il LIB sul proprio territorio, Milano Metropoli, il BIC sul proprio territorio, ma che poi si è vista come unica protagonista del tentativo di salvare questa realtà. Noi, il sindaco, ha scoperchiato nell'estate del 2012 il calderone del bilancio del LIB, che si trascinava come, diciamo, rappresentazione eufemisticamente poco credibile. Noi abbiamo chiesto chiarimenti e da lì tutto è partito. Dopodiché, cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo premesso che ovviamente non si possono comprare immobili né fare nuove società partecipate. Abbiamo ipotizzato una collaborazione con la Camera di Commercio per capire se potevamo subentrare nella gestione dell'incubatore d'impresa. Niente, il curatore fallimentare ha detto no, non va bene, ci vuole qualcuno che compri l'immobile, e noi qualche milione di euro ovviamente da investire in questo senso non ce l'avevamo e penso che nessuno di voi avrebbe condiviso questa scelta. Allora abbiamo fatto appello all'imprenditoria locale perché intervenisse nella partita, però ci è stato detto che quell'immobile lì era standard, allora non è che poi era così appetibile, però noi non è che chiedevamo di fare un investimento immobiliare,
chiedevamo di preservare il valore che era dentro il LIB, vale a dire le imprese ospitate, però niente. Dopodiché allora abbiamo fatto una delibera in cui spiegavamo che sì, c'era la destinazione d'uso standard, però si poteva, previo accordo, convenzione con l'amministrazione, capire cosa farci dentro, servizi all'impresa, eccetera, eccetera. Dopodiché nuovi imprenditori ci hanno chiesto chiarimenti, cosa si poteva fare, c'è stata un'accordata interna, c'è stato un imprenditore di Cinisello, c'è stato un altro paio di imprenditori, abbiamo ricevuto tutti, piantine, PGT, tutte le piani delle re, tutto quanto alla mano, e a tutti è stato detto: questo progetto ci pare interessante, secondo noi, dal punto di vista delle nostre regole, nulla osta. Dopodiché nessuno si è fatto vivo. Nel frattempo, visto l'andamento, insomma, della situazione, abbiamo pensato anche di insomma, promuovere presso il curatore l'avvio delle azioni, insomma, di responsabilità. Rispetto alla, diciamo, a questa gestione disastrosa dell'incubatore. Dopodiché di questa vicenda sono sicuramente vittime le aziende ospiti del LIB, ma anche i territori del Nord Milano perdono una risorsa fondamentale, importante, ripeto, proprio nell'anno di Expo e negli anni cruciali per la promozione del territorio, per la città della ricerca e della salute, perché probabilmente l'idea di fare questa delibera gli sarebbe venuta in mente a Milano Metropoli, se non fosse rimasta, diciamo così, a occuparsi delle passerelle dell'idroscalo, di fare investimenti in Polonia, progetti innovativi in Polonia con i fondi europei. E invece l'abbiamo fatta noi. Grazie all'assessore Montracio, la parola al sindaco, prego. Grazie a tutti i consiglieri e tutte le consigliere che sono intervenute nel merito di questa delibera, e anche grazie all'assessore Montrasio che, come ha detto, ha spremuto una frase, non mi ricordo più, però al di là di tutto credo che quando c'è una legge, una buona legge che dà delle opportunità anche di essere interpretata e quindi di poter sperimentare, quindi poter concedere ai territori una sperimentazione che va al di là di quello che la legge scrive puntualmente, ma che consente proprio la sperimentazione, vuol dire che c'è della buona politica e sicuramente ci sono, come dire, degli ottimi rapporti a livello istituzionale, perché esattamente come con Regione Lombardia, nella figura della maggioranza politica, su alcune cose ovviamente sapete che non sono assolutamente d'accordo, l'ho detto anche pubblicamente, su altre cose non ho nessun problema a dire che c'è una convergenza di obiettivi, e questo sullo sviluppo, in questo caso rispetto a questa legge, è una convergenza piena, riconosciuta peraltro anche dallo stesso assessore Melazzini, che quando è stata fatta la conferenza stampa in Regione Lombardia presso il Palazzo della Regione ha avuto delle parole di elogio nei confronti della nostra amministrazione comunale, perché è unica in Lombardia che era riuscita a trovare, a avere la capacità di interpretare quella frase. Ovviamente questa valorizzazione credo che ci debba rendere orgogliosi, ma come città di Sesto San Giovanni, perché se alla fine un'amministrazione arriva a interpretare un passaggio di una legge, vuol dire che è nella cultura di questa città riuscire ad avere questa capacità. Non attiene esclusivamente a una persona, ma a una cultura legata all'attenzione al lavoro, quindi quell'attenzione al lavoro che vuole costantemente trovare dappertutto e con caparbietà delle soluzioni. Anche in un momento di difficoltà economica che è, come dire, sotto gli occhi di tutti, 8 anni di crisi non è che hanno fatto di Sesto il luogo da cui spariscono le aziende, 8 anni di crisi hanno reso l'Italia il paese che è in difficoltà ora, in questo momento. 8 anni di crisi hanno prodotto delle nuove aree dismesse, che non sono quelle industriali che tutti, non sono soltanto quelle industriali che tutti noi conosciamo, ma se pensiamo al terziario che le grandi città, soprattutto le grandi città, si ritrovano in pancia, quel terziario vuoto che tutti noi conosciamo qui a Sesto e in alcune zone, è chiaro che tutto ciò che può aiutare a promuovere il territorio affinché questo terziario possa essere
occupato positivamente, intendo dire, è ci fa molto piacere, quindi benvenga e auspichiamo che questo possa essere una di quelle politiche, non l'unica ovviamente, ma una di quelle politiche, un tassello importante che va in questa direzione, non l'unica. Ricordo che questo Consiglio Comunale, a grande maggioranza, grazie ovviamente anche al voto dell'opposizione, ha votato nelle scorse settimane le modifiche al piano delle regole, al piano dei servizi, che volevano e vogliono rendere proprio meno rigido questo territorio nella capacità di cogliere le occasioni, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo cercando, non sarà sicuramente Sesto San Giovanni con questa delibera a cambiare il destino economico e lavorativo del paese, ma vuole cogliere un'occasione per continuare a tenere alta l'attenzione e l'attrattività sul nostro territorio. Poi la visione noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo molto forte, ce l'abbiamo dal momento in cui ci siamo insediati e ci siamo battuti, in questo devo dire, maggioranza e opposizione, in modo forte, con grande capacità, per tenere qui, per portare qui la città della salute e della ricerca, dove lo scontro politico è chiaro che c'è stato e non è stato con Regione Lombardia, se vogliamo dircela tutta, ma uno scontro con il Comune di Milano, perché avevamo visioni differenti rispetto a delle funzioni così importanti. Noi abbiamo detto, qui sul nostro territorio abbiamo un'area che possiamo mettere a disposizione, intorno alla quale è costruire la città, un pezzo nuovo di città, e non catapultare dentro una città già costruita, un'astronave che poi, come dire, non può essere come dire, fornita di servizi, non può essere anche disegnata, non può essere anche progettata con largo anticipo, perché di questo noi stiamo parlando. Non stiamo parlando soltanto di carte, come a volte viene detto, a parte che gli atti sono, come dire, sono prodromici e fondamentali perché i percorsi vengano tutelati e perché divenga sempre più difficile tornare indietro. E poi io dico una cosa, noi stiamo andando avanti, le bonifiche sono iniziate con Regione Lombardia e con tutte le istituzioni, continuiamo a monitorare il processo, ma io dico, forse perché, come dire, sono molto con i piedi per terra, non va mollato un attimo di attenzione su questo progetto, non diamolo per scontato fino alla fine. Ogni giorno bisogna battersi, perché gli interessi sono tanti, e quindi sappiamo che quando sono tanti gli interessi si può sempre trovare un perché, un per come una cosa in Italia non debba essere portata alla fine. Ecco, siccome lo sappiamo, noi tutti i giorni ci stiamo addosso, ma quando dico tutti noi vuol dire proprio tutti noi, e quindi io credo che ci debba essere una grandissima collaborazione rispetto a questo progetto di ampia visione sul quale noi ridisegniamo il futuro della nostra città. Città della salute e della ricerca è ridisegnare, avere una sogno di che cosa vogliamo che questa città ritorni a essere nel protagonismo nazionale e non solo. Di fronte a un conflitto anche politico, ci sta, le posizioni sono diverse, ma non è partitico, rispetto a un conflitto politico di che cosa uno intende come investimento pubblico sulla ricerca ed essere competitivo all'europeo, piuttosto che sistemare semplicemente dei manufatti che di per sé avrebbero già comunque la necessità di essere sistemati. E quindi una visione forte ce l'abbiamo appunto tale che vogliamo che ogni atto, per quanto è possibile, per quanto sta ovviamente nelle possibilità di un'amministrazione comunale, possa aiutare questo percorso del nostro futuro, a partire dalla variante del PGT, che passa attraverso ovviamente non soltanto il defiscalizzare, che non è poca roba, per 2 anni delle nuove imprese, passa attraverso tutte quelle azioni che ha bene ricordato l'assessore Montrasio. Un passaggio mi interessa affrontare insieme a voi. Veniva giustamente posto alla questione, sì, va bene, noi ci preoccupiamo di portare qui delle nuove imprese che magari si spostano da un posto e vengono qui, magari a me piacerebbe anche pensare che magari qualche piccola impresa possa avere un po' di ossigeno in più per nascere ex novo, però noi, come dire, le altre, quelle che stanno sul territorio, che succede? È una domanda che ci siamo posti tutti quanti nel corso di questo percorso, non è che non ce lo siamo posto, perché non è la politica dello spot elettorale di 2 anni, è chiaro, no? Allora abbiamo detto, certo, è vero, che cosa si fa, però è anche vero che se
e poi questo lo misureremo fra 2 anni, perché appunto è tutto frutto di un percorso. Però se riusciamo ad essere sufficientemente attrattivi e quindi a portare qui nuove imprese, nuovo lavoro, vuol dire nuove persone, magari qualcuno, come dire, viene pure qui ad abitare, e poi magari se si creano, come dire, delle nuove imprenditorialità, è chiaro che c'è tutto un indotto che contamina positivamente il territorio. Io ogni volta che passo da Viale Marelli e vedo la Torre Sospesa, che è uno dei simboli dello Skyline, del nuovo Skyline esteso, insomma, no? C'erano le fabbriche, però adesso ci sono anche altre. Ma... ecco, nel momento in cui questa costruzione è stata presa da un grande gruppo alberghiero che ci ha fatto un albergo a 3 stelle, proprio perché c'era una città ampiamente infrastrutturata, eccetera, eccetera. 180 camere moltiplicato per 2 persone, sono persone che girano, che continuano a girare, peraltro un modello di accoglienza che non prevede poter stanziare la sera in quel luogo lì, no? Perché si dorme e si fa colazione, tutto il resto lì non si può fare. E quindi dove vanno quelle persone se devono mangiare, se devono comprare, fare degli acquisti? Vanno lì intorno. E io in questi giorni sono andata nel quartiere Vittoria, anche perché appunto lì faremo verso la fine del mese un'iniziativa pubblica con tutti, aperta a tutti i cittadini, per spiegare il progetto di accoglienza dei profughi che inizierà a partire da maggio di quest'anno. E sono andata nei vari negozi, perché io molto molto curioso, ogni volta che vado in un posto, oltre a presentare, a volte mi conoscono, a volte si ricordano soltanto quando mi presentano, e dico: ma come va? Come va? Beh, io vi devo dire che tutto l'intorno mi hanno detto: beh, certo, quando c'era l'impregilo le cose andavano molto bene, adesso però che c'è questo nuovo hotel, un po' più di ossigeno ce l'abbiamo. Allora è chiaro, no, che se si riescono a portare qui imprese, si spera che poi positivamente, come dire, contamini in modo positivo, ci sia un indotto che lo porti. È un sogno? Non lo so, secondo me è una realtà, dobbiamo puntare a questo. Io qui mi fermo, volevo ringraziare l'assessore Montrasio per il lavoro fatto, per la capacità comunque di intessere anche relazioni istituzionali, perché non è appunto così, cioè tutto va seguito sempre passo passo, cioè c'è la politica delle dichiarazioni e degli spot, e c'è la politica che vuole affiancare attraverso un messaggio forte anche, come dire, un percorso che va accompagnato. Non era così scontato arrivarci, quindi io devo ringraziare tutti i tecnici di tutti gli uffici che ci hanno sostenuto in questo sogno, in questa visione. E ve lo dico perché adesso gli altri comuni vogliono vedere le nostre delibere, ma guardate che vi assicuro che non lo so che sarà così automatico che poi da quelle delibere conseguano necessariamente le delibere che verranno votate negli altri consigli comunali, perché più di un collega mi ha detto: non so come voi abbiate fatto, perché io c'ho anni che ci provo e alcuni miei uffici mi dicono che non si può fare, lì si fermano. Allora qui è chiaro che c'è stato un importantissimo lavoro e di sostegno da parte di Regione, che ha scommesso con noi su questa cosa, perché da soli non ce l'avremmo fatto, un buon rapporto tra istituzioni e un fortissimo legame dell'obiettivo da raggiungere per il bene della nostra città, tra parte che amministra e la parte che è la, come dire, dei dirigenti e dei funzionari che ci hanno accompagnato in questo percorso e ai quali ovviamente va il mio ringraziamento. Grazie Presidente. Grazie al Sindaco. Adesso procediamo con l'esame degli emendamenti. Sono stati presentati 4 emendamenti, 2 dall'amministrazione e 2 dal gruppo Sesto nel Cuore. Procediamo con il primo in ordine di presentazione. Lo illustra l'assessore Montrasio, prego. Sì, grazie Presidente. Questo è un emendamento che raccoglie le 2 proposte emerse a larga maggioranza durante la commissione, peraltro uno assolutamente tecnico. Allora, il primo è quello già anticipato dal consigliere Romaniello durante la sua relazione, ossia si propone, nell'ottica della sperimentalità e del procedere per cerchi concentrici, per cui restringendo inizialmente il campo e poi sperimentando magari in futuro una maggiore elasticità, di dare atto che insomma
dove c'è scritto che bisogna restituire i contributi e i benefici ottenuti prima dello scadere della permanenza quinquennale in territorio comunale di Sesto San Giovanni, cioè chi va via prima di 5 anni deve restituire i soldi, in una sostanza, fatti salvi i casi accertati di fallimento o chiusura per inattività, e si propone di cancellare o chiusura per inattività, per cui circoscrivere al caso dei fallimenti. L'altra modifica invece è eminentemente tecnica, siccome questa ingiunta è stata approvata alla delibera prima della sottoscrizione in Regione Lombardia, citata anche dal sindaco, del protocollo d'intesa, c'è l'aggiunta della data, cioè sottoscritto con Regione Lombardia il 25 marzo 2015. Grazie all'assessore Montrasio, se non ci sono interventi lo mettiamo in votazione. Visto che non ci sono interventi, lo mettiamo in votazione, quindi inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20. Il Consiglio approva. Intanto la dichiarazione con microfono acceso, prego. Torraco a favore. Sì, Tiormino a favore, da errore comunque, spero che poi si risolva, grazie. Procediamo con il secondo, sempre la parola all'assessore per illustrarlo, prego. Grazie. Questo è un emendamento di ordine un po' più politico e parte dalla premessa dell'obiettivo dell'amministrazione di tutelare in ogni ambito il tema del commercio di vicinato, e anche, questo diciamo è la premessa politica, l'altra è la premessa tecnica, per cui le grandi strutture di vendita e le strutture di vendita organizzate in forma unitaria, tradotto per come ci capiamo noi, centri commerciali, hanno uno specifico iter autorizzativo che prescinde da molti elementi, insomma, che riguardano il territorio comunale. Si propone di aggiungere alle esclusioni dell'applicazione di questo progetto le grandi strutture di vendita, le strutture di vendita organizzata in forma unitaria e le attività insediate al loro interno. Grazie all'assessore. Anche questo, se non ci sono interventi, lo mettiamo in votazione. Prego regia, inizia votazione. Chiusa votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Consiglio approva. Procediamo con l'emendamento presentato dal gruppo consigliare Sesto nel Cuore. Il primo ci illustrerà la consigliera Titta Ferranti. Prego. Dunque, i due emendamenti sono stati redatti per favorire, questa è la premessa, l'insediamento produttivo delle imprese sul territorio sestese, che per noi richiede incentivi non solo di tipo tributario, ma anche di altro genere. Pensiamo ai comuni limitrofi, Desio, Cinisello, è stato citato Nova Milanese, fanno ponti d'oro per agevolare le imprese attraverso la creazione di canali preferenziali. Ecco, col primo emendamento si vuole facilitare, si vogliono rendere certi i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni, di tutte le pratiche amministrative e tecnico-amministrative burocratiche, stabilendo un tempo certo, perché per le imprese
poter pianificare un'attività stabilendo bene anche i tempi è una cosa molto importante. Qui noi proponiamo che il disbrigo dei permessi e delle pratiche tecnico-amministrative e burocratiche siano stabilite nell'arco di entro 3 mesi, cioè sia stabilito un tempo massimo dei 3 mesi per l'ottenimento delle stesse. Grazie alla consigliera Tita Ferrante. Anche qua, se non ci sono, ha chiesto la parola il consigliere Tremolata. Consigliere Tremolata. Grazie Presidente. Sì, ci pare di capire che dal punto di vista del contenuto è assolutamente condivisibile, sia questo sia, parlo già anche di quello successivo che è molto simile. Dal punto di vista tecnico però il fatto di fare un emendamento introdurrebbe esattamente questo testo qua all'interno della delibera, cosa che non siamo sicuri che sia fattibile. Tra l'altro sminuisce un pochettino anche la portata, cioè questo potrebbe, questa come si può dire, volontà di facilitare la burocrazia potrebbe essere applicata anche a chi è già a sesto e non solo a chi si deve insediare. Quindi la richiesta, se possibile, se possiamo trasformare un ordine del giorno, noi lo votiamo volentieri. Invece, messo così da inserire esattamente in questo modo all'interno della delibera, potrebbe essere che tecnicamente non è fattibile, cioè esattamente con queste. Quindi se lei potesse trasformare un ordine del giorno, penso che sia possibile seduta stante. Grazie. Questa è una richiesta sua. Consigliere Tita Ferrante, prego, se vuole rispondere. Allora, nell'esposizione dell'emendamento abbiamo riportato esattamente lo stesso testo dei primi due, cioè di approvare, abbiamo usato lo stesso tipo di testo. Quindi, come la delibera approva il primo punto e il secondo punto, a mio avviso si possono tranquillamente approvare anche il terzo e il quarto, che sono le proposte delle due delibere. A questo punto dico esplicito anche la seconda delibera, perché la prima riguardava i tempi, la leggo, che sono esattamente le stesse parole che sono citate nella delibera. Di approvare in via sperimentale per le imprese che si insediano nel territorio comunale di Sesto San Giovanni negli anni 2015 e 2016, anche in coerenza con gli indirizzi riferiti all'adesione degli accordi per la competitività ex legge regionale numero 11/2014, e qui entro l'aggiunta, la facilitazione del disbrigo dei permessi delle pratiche tecnico-amministrative e burocratiche, stabilendo in 3 mesi il tempo massimo per l'ottenimento delle stesse. Mentre nella seconda delibera si parla degli oneri, l'agevolazione degli oneri per l'ottenimento delle stesse, ma si usa lo stesso criterio di redazione. Grazie Presidente. Scusi, consigliere Tefretti, mi sono forse espresso male io. Ci sono degli contenuti che ci mettono in difficoltà. Per esempio, l'essere rigidi nel stabilire 3 mesi potrebbe essere poco per alcune aziende e troppo per altri. Quindi o la mettiamo come ordine del giorno, in modo che non sia tranchant e non entri nella delibera così com'è, e quindi lo votiamo come ordine del giorno. Se no, se dobbiamo votarlo, le chiedo di magari facciamo delle, tipo, aggiungiamo un ove possibile, cioè bisogna rivederlo tecnicamente. Grazie. Consigliere vuole intervenire?
Sì, un attimo, allora prego la parola al consigliere Caponi per la rettifica dell'emendamento, prego. Sì, grazie. Ma allora abbiamo raccolto l'invito e riteniamo che la sostanza sia più importante in questo caso della forma della presentazione, quindi raccogliamo l'invito di trasformarlo in ordine del giorno. Tralascio la prima parte che è stata letta dalla consigliera Tita Ferrante, quindi si impegna la Giunta per tutte le imprese della città, la facilitazione del disbrigo dei permessi e delle pratiche tecnico-amministrative e burocratiche, stabilendo indicativamente in 3 mesi il tempo massimo per l'ottenimento delle stesse e tutte le possibili agevolazioni per... Sì, no, aspetta, questo qua c'è la scrittura di Marco. E per tutte le possibili agevolazioni e l'ottenimento per il disbrigo delle pratiche amministrative. Quindi l'abbiamo condensato in uno nell'ordine del giorno. Uno è ritirato e allora l'emendamento è ritirato e presentato in modo trasformato in ordine del giorno, che comunque è prevista la votazione. Puoi spegnere il microfono, grazie. Votiamo allora l'ordine del giorno presentato, trasformato in ordine del giorno dal gruppo Sesso nel Cuore. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Presente al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 22. Il Consiglio approva. Procediamo con il secondo emendamento presentato sempre dal gruppo. No, il secondo è ritirato perché ne hanno fatto uno unico. Ah, unico è stato anche il secondo. Ha ritirato il secondo, formato il primo. Allora, una dichiarazione a microfono acceso, grazie. Chi la fa? Che il secondo viene ritirato perché... Qui il Presidente, l'ho già detto nella presentazione che è stato condensato. Allora, procediamo con, a questo punto è stato presentato un ordine del giorno presentato dal Presidente della Prima Commissione, Presidente Vavassori, se lo vuole illustrare, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo ordine del giorno in realtà è così nato in un confronto che scaturito al termine della commissione tra l'assessore, il consigliere La Miranda, la consigliera Franciosi, e a lato della commissione, riprendendo alcuni spunti che erano emersi durante la commissione, aiutati anche dall'esperienza del consigliere La Miranda, è nato il suggerimento di far sottoscrivere una dichiarazione a tutte le imprese che aderiscono alla convenzione, che praticamente per tutto il periodo, ogni anno, queste imprese devono fare un'autodichiarazione nella quale dichiarano che non sono venute meno le condizioni per avere diritto alla convenzione. Questo perché, qualora a seguito di eventuali controlli da parte dell'amministrazione, in accordo chiaramente con i soggetti preposti, si dovessero verificare delle irregolarità e quindi, avendo l'autodichiarazione, a questo punto vi sono delle dichiarazioni mendaci, si può agire penalmente in sede legale contro le imprese che hanno di fatto sono venute meno agli accordi sottoscritti nella convenzione. Quindi era nato al termine della commissione questa opportunità. Mi era sembrato giusto presentarla come Presidente, chiaramente l'avevo sottoposta al mio capogruppo che ha fatto un giro tra tutti i capigruppo già nel lunedì scorso nel Consiglio precedente, capigruppo mi pare di aver capito che erano tutti d'accordo rispetto alla votazione di questo ordine del giorno. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori, anche qui è previsto... Non vedo interventi, non ci sono dichiarazioni di accettazione, quindi lo mettiamo in votazione. Inizio votazione, prego.
piena votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 22. Il Consiglio approva. Quindi a questo punto procediamo con la dichiarazione di voto sulla delibera generale. La parola al giovane se stessa, consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, ma volevo dire due parole. Allora, inizio a pensare che su questo tema non ci capiremo mai. Fermo restando che abbiamo detto all'inizio del nostro intervento che sposavamo questa iniziativa, che era un'iniziativa positiva, che era un'iniziativa che vedremo potrà dare respiro all'imprenditoria sestese. Innanzitutto dall'intervento del consigliere Tremolada mi piacerebbe capire qual è la sede giusta, perché qua commissione no, consiglio no, qual è la sede giusta per cui l'opposizione possa in base a una delibera o su una delibera esprimere dubbi, perplessità, proposte o segnalare all'interno dell'argomento di cui si sta parlando quali sono i punti deboli o quali secondo noi andrebbero maggiormente implementati o di che cosa potremmo ancora parlare. Anche perché mi aspetto che da parte della maggioranza nel momento in cui venga proposta una delibera ci sia un voto favorevole, ci sia consenso verso la scelta fatta dall'amministrazione di cui comunque voi fate parte. Credo che non ci capiremo mai, perché tutte le volte che parliamo di commercio o tutte le volte che parliamo delle imprese presenti sul territorio, secondo me abbiamo un concetto completamente diverso di quello che è attrattività o di quello che sono le iniziative fatte da parte di questa amministrazione per andare incontro all'impresa. Fermo restando quello che diceva l'assessore sull'IMU, sugli sgravi delle occupazioni di suolo pubblico, su quanto hanno pesato a livello di milioni di euro su questa amministrazione le decisioni che sono state prese a favore dell'impresa, l'attrattività è un'altra cosa. Il problema, adesso non voglio dire una bestialità, perché dire il problema non sono le tasse è una bestialità, ok? Perché penso che tutti sono contenti di pagare di meno. Ma il problema non è pagare le tasse, il problema è avere i soldi per pagare le tasse. E si hanno i soldi per pagare le tasse nel momento in cui uno lavora. L'attrattività è data sicuramente da tutti quei punti che stasera il sindaco ha spiegato e ha cercato di rendere più recepibili da noi consiglieri comunali, dalle iniziative fatte dal comune eccetera, ma il grosso problema di questa città è che gli imprenditori non vengono ad investire sul territorio perché il nostro territorio non è attrattivo, non ti dà la possibilità di avere un indotto tale per cui valga la pena aprire l'attività. Quindi il problema non è la tassa dell'occupazione pubblica, non è la tassa dell'insegna, non è quella maledetta Tari che ha devastato intere categorie di imprese e di commercianti. Il problema è avere la possibilità di lavorare in modo tale che uno abbia i soldi per pagarvi le tasse. In più vorrei ricordare all'assessore che questo comune l'anno scorso nel bilancio per il commercio aveva messo 10.000 euro. Quindi mi domando, fatto salvo tutte le azioni che sono state svolte dal suo assessorato, ma un imprenditore, un commerciante, che idea può avere che questa amministrazione ha del commercio se a bilancio gli dedica 10.000 euro? È dura spiegare che ha abbassato l'IMU, ha fatto questo, ha fatto quell'altro perché queste erano le cose che lei poteva fare, perché si possono fare tante cose, anche piccole, che le associazioni fanno, che le associazioni cercano di mettere in campo per portare gente, per portare attrattività. Quello che
volevo dire prima è questo, nel senso che sicuramente se il vostro progetto avrà successo, come spiegava il sindaco, questo creerà indotto, ma non sono, il consigliere Bernardi diceva è sbagliato guardare solo il lato negativo, ma il lato negativo si guarda perché questa città sta vivendo in questa situazione da anni. E se è vero che la crisi, che noi veniamo da 8 anni di crisi e che quindi molte imprese, molte attività hanno chiuso perché sono state massacrate dalla crisi, è altrettanto vero che ci sono comuni che hanno investito sul commercio, sulla bellezza delle strade, sul fatto che siano usufruibili, sul fatto che siano a misura di uomo, a misura di bambino, che questo problema non ce l'hanno. E sono comuni che sono molto vicino a noi e che hanno sviluppato questo lato in maniera diversa. Quindi non è che uno da questa parte vuole per forza dire che questa roba qua non va bene, che tutto quello che viene fatto non è fatto bene. Il problema è che dobbiamo seriamente capirci in quello che è il significato di attrattività che le associazioni anche al tavolo di commercio continuano a dirvi e che si fa fatica a recepire. Poi probabilmente partiamo da due concetti diversi, ma il fatto di avere confronto all'interno del tavolo nasce proprio da questo, perché chi lavora in quel campo, chi vive quella realtà, può dirvi quello che gli serve. Poi non ci sono i soldi, abbiamo difficoltà, dobbiamo vedere, dobbiamo fare, però non possiamo dire io l'ho fatto, gli sgravi li ho fatti, questa roba qua l'ho fatta e sembra che non è stato fatto niente. Assolutamente non è questo l'intento, dobbiamo capirci in che cosa è per chi c'è il modo migliore per rendere questa città attrattiva. Se lei parla con persone che affittano i negozi, le diranno che comunque contattati i franchising più importanti d'Italia, la risposta che viene data è che non hanno motivo di venire ad investire a Sesto, perché non c'è passaggio, perché la viabilità è problematica, perché non c'è la possibilità di fermata, perché non ci sono i parcheggi e quindi per loro Sesto San Giovanni non è un comune dove andare ad investire in termini di franchising. Su queste cose ci dobbiamo confrontare e a queste cose dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Comunque il nostro voto per questa delibera è favorevole. Grazie alla consigliera Iosa, gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Prego. Sì, grazie Presidente. Questa sera parlo a nome mio e al nome del consigliere Nossa del gruppo di SEL. Faccio una dichiarazione congiunta. Niente, io partirei da un inciso, mi permetto un inciso, che qui a Sesto noi lavoriamo per creare lavoro, a Roma si dice di farlo e poi l'Istat dice il contrario. Quindi avanti con quello che l'assessora Montrasio ha ben chiamato il modello Sesto, un modello che oggi arriva a questa delibera, ma che parte dalle riduzioni dell'IMU alle attività commerciali, che passa da tutte quelle iniziative di cui l'assessora ha parlato, e anche attraverso un'iniziativa che non è stata ricordata questa sera, ma che per noi è particolarmente, anche questa è importante, che è quella dei lavoratori socialmente utili, lavoratori che ai quali il Comune prova a dare una nuova, forse speriamo ultima e definitiva, possibilità. Quindi l'abbiamo sempre detto, lavoro, lavoro, lavoro è uno dei nostri motti. Mi sembra normale dire che siamo a favore. Grazie consigliere Foggetta. Quindi consigliere Nossa, procediamo con il gruppo Movimento 5 Stelle e la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, sarò brevissima, votiamo a favore della delibera, grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. Anche ovviamente anche noi siamo favorevoli, con tanto di ringraziamento al centrodestra in Regione Lombardia che ha messo a disposizione
dei comuni, in questo caso il comune di Sesto San Giovanni, uno strumento importantissimo per l'iniziativa di insediare sul territorio nuove imprese e creare un indotto. Certo mi auguro, e faccio un invito a questo punto di vista all'amministrazione, che non rimanga una foglia morta, nel senso che gli incentivi ci saranno per 2 anni, dopodiché se, ovviamente la finalità della legge è proprio quella, se le amministrazioni, gli enti che usufruiscono di questo, definiamolo sprint iniziale, non accompagnano delle politiche interne volte ad agevolare e continuare anche al termine dei fondi regionali, politiche di insediamento, di rivalutazione anche urbanistica, di scontistica, di detassazione, di incentivi di qualsiasi natura per il tessuto produttivo, allora automaticamente quella attrattività del territorio verrà a cadere, a crollare. Quindi io mi auguro che lo spirito della legge regionale sia colto appieno da questa amministrazione e che si possa lavorare in sinergia ovviamente con il centrodestra, come in questo caso, nell'interesse del territorio. Grazie, il nostro voto sarà favorevole. Grazie al consigliere Di Stefano. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Prego. Grazie Presidente. Lo sviluppo di una città, la ricerca di la creazione di posti di lavoro, il sostegno delle imprese non sono argomenti che devono appartenere né al centro-destra né al centro-sinistra. Ed è sempre stato lo spirito del nostro gruppo votare il contenuto delle delibere. Così come abbiamo avuto modo di, nel passato di aver votato favorevolmente ad alcune delibere dell'amministrazione, anche su questo tema trova il nostro consenso, il voto sarà favorevole. Però ovviamente l'auspicio è che la delibera non resti un segno non accompagnato da una politica più completa, strutturata, di rilancio delle imprese, dell'economia, del commercio e che l'amministrazione comunale non si fermi soltanto questo primo passaggio, ma vada ben oltre, creando veramente un forte sviluppo delle forte attrattività per la nostra città. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Vavassori, prego. Grazie Presidente. Ma questa sera ci apprestiamo a votare una delibera che, come sottolineava il consigliere Bernardi, è una delibera che con orgoglio il Partito Democratico accoglie e vota favorevolmente. La delibera, come anticipato dai colleghi del mio partito, rientra in un cammino che questa amministrazione sta portando avanti sin dal suo insediamento. Cammino che porta a cogliere tutte le opportunità che la legge permette. È un pezzetto, è piccola cosa. Beh, importanti testate nazionali, tra cui il Sole 24 Ore, pochi giorni fa citavano il comune di Sesto San Giovanni come comune virtuoso rispetto alle politiche a favore di imprese. Dell'Interland Milanese, al contrario di comuni limitrofi che invece venivano citati come comuni privi di politiche volte a favorire le imprese. È un pezzetto, è piccola cosa. Beh, francamente piccola quanto sia, io ritengo che sia uno strumento che gli enti locali hanno a disposizione e che questa amministrazione ha scelto di percorrere. Noi ne apprezziamo lo sforzo e sosteniamo quindi questa scelta. Siamo l'unico comune che ad oggi ha aderito. Penso e credo che forse le motivazioni siano da leggersi nel quadro di un bilancio degli enti locali che fanno sempre più fatica a reggersi. E ripeto, forse oggi scegliere di rinunciare a eventuali introiti, rinunciare al carico fiscale di spettanza del comune, porta altri enti locali ad attendere e ad evitare ad oggi certe scelte. Per Sesto San Giovanni, città che per anni è stata la città del lavoro, con orgoglio il Partito Democratico vota favorevolmente questa delibera. Ringrazio quindi l'assessore Montrasi e i suoi uffici per il lavoro che hanno fatto. Mi sia permesso anche ringraziare le associazioni presenti questa sera e presenti anche lo scorso Consiglio Comunale, quando non siamo riusciti a discutere questa delibera.
Queste associazioni hanno accompagnato l'amministrazione nel confronto comunale rispetto alla delibera posta in votazione questa sera. Mi siano concesse infine due battute, una alla consigliera Aiosa rispetto al tema dell'attrattività. Mi risulta che siano in discussione al tavolo del commercio alcuni argomenti, tra cui l'isola pedonale che non c'è, il tema dell'urbanistica, quindi mi auspico che i lavori del tavolo del commercio portino a dei risultati rispetto ai temi da lei citati. E poi infine, consigliere Caponi, una battuta rispetto a una consigliera esperta e navigata come la consigliera Landucci. Io la battaglia politica mi aspetto che una consigliera come la consigliera Landucci la faccia dall'inizio alla fine dentro le aule di dentro queste aule, dentro il muro di quest'aula. Non ritengo che la scelta sia quella di lasciare e andandosene, e questa scelta credo che non porti il contributo che si merita una città come Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie al consigliere Bavassori. Verso sottopongo a votazione la delibera indicata dal la delibera in oggetto e dagli emendamenti approvati. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno. Favorevole 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Anche qui è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Andiamo oltre per la seconda votazione. Inizio votazione per l'immediata eseguibilità. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Sì, a conclusione ha chiesto la parola il Vice Sindaco Rivolta per fatto personale. Lo inviterei, se lo pregherei, di stare breve, brevissimo. Sarò brevissimo per dire che io ho ricevuto la convocazione della Commissione, così come ricevo tutte le convocazioni di Commissione. E non è stata con me concordata alcuna presenza specifica, che tra l'altro rispetto alle mie delibere sarebbe stata, come dire, non impropria perché non è impropria, ma avrebbe dovuto trovare una motivazione per la essere convocato. Io la convocazione l'ho ricevuta, come di tutte le commissioni ricevo le convocazioni. Non è stata a me fatta alcuna richiesta specifica di essere, della mia presenza. Per cui questo che sia chiaro, perché il giorno in cui, come dire, ci dovesse essere una regione che travarica la delibera in discussione, credo che sia normale e corretto concordare con la persona che quella delibera la rappresenta o che dovrebbe rappresentarla la propria presenza. Questo per dire che è per me una delle tante convocazioni. Io ho simpatia per i disertori, in realtà, per cui se lo interpreto come penso, mi vengono in mente quelli che giravano, se ne andavano, non partecipavano alla guerra. Regalerò alla consigliera Titta Ferrante, se riesco, un file in cui c'è una bella canzone di Boris Vian, che è il disertore. La mia cultura pacifista e non violenta e di obiettore di coscienza però mi impone di dichiarare quando non partecipo per una ragione, per una motivazione a qualche cosa. Per cui io ho scelto di non fare il militare, ho fatto 20 mesi, all'epoca era punitivo il servizio civile, ma ho, come dire, dichiarato la mia obiezione a un fatto, per cui cercherò di coglierla così il termine disertore, anche se so perfettamente che quel termine è stato usato in maniera dispregiativa. Però siccome sono fatto alla mia maniera, prenderò, come dire, la mia accezione di termine di disertore. Ma tengo a ribadire che tutto mi si può dire, salvo che
la mia agenda non è piena, da quando faccio il vice sindaco normalmente entro in questo comune alla mattina e ne esco a sera molto tarda o quando non passo direttamente a un'altra riunione, quindi mi spiace per la consigliera Landucci, la mia agenda è elettronica, si può controllare quanti impegni ho, indipendentemente dal fatto che quella sera non mi sono presentata alla commissione perché era una delle tante commissioni a cui vengo convocato come tutti gli assessori a tutte le commissioni, a tutte le commissioni. Ma che onestamente, come dire, francamente, essere poi anche bistrattato e considerato come un nulla facente che diserta rispetto a un impegno non appartiene alla mia cultura. Tutti sanno che ho un pessimo carattere, ma che ho l'abitudine di mettere la faccia su tutto quello che faccio e su tutte le decisioni che prendo. Grazie all'assessore Di Volta. Intanto voglio ringraziare le persone di Paolo Vino e Zeffirino Melzi, grazie per essere venuti. Grazie, buonasera. Passiamo avanti con la delibera numero 22. Indicata al punto 22 dell'ordine del giorno, riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 194 del testo unico. La parola al consigliere Romaniello come relatore della prima commissione. Penso che farà una relazione unica delle due delibere. Sì, sono sostanzialmente due delibere che possiamo sostanzialmente unificare, quindi... Beh, la prima riguarda appunto il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio da copertura di disavanzi consorzi di aziende speciali, nella fattispecie l'azienda speciale di cui trattiamo è la farmacia. Quindi con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 aprile 2014 è stato approvato un bilancio di esercizio dell'azienda speciale per l'anno 2012 da cui risultava una perdita di quasi 2 milioni di euro. Con la medesima deliberazione si è ritenuto di approvare i seguenti interventi sul capitale sociale delle farmacie comunali, ovvero 1. Copertura della perdita al 31/12/2012 pari a 1.957.000 euro mediante l'utilizzo della riserva straordinaria pari a 657.000 euro, della riserva legale pari a 2.953. Azzeramento del fondo di dotazione pari a 390.155 e versamento da parte del Comune di una quota pari a 906.441. Poi il secondo punto era l'approvazione della ricostituzione del fondo di dotazione nella misura di 100.000 euro. Ora vi risparmio poi gli ulteriori dettagli. Questa sera di fatto riconosciamo la legittimità attraverso la delibera fuori bilancio derivante appunto dalla copertura dell'esercizio 2012. Delle farmacie comunali, diamo atto che l'importo di 906.441 è stato già impegnato e liquidato nel corso dell'esercizio 2014, trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale, alla Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dell'Ente. E poi vabbè, l'immediata eseguibilità. E questo è quello che riguarda appunto il tema dei debiti fuori bilancio per quello che riguarda le perdite relative alle farmacie e aziende speciali. Poi abbiamo come capita, è già capitato più volte, adesso qui non trovo, di andare a riconoscere quelle che sono, diciamo così, i debiti fuori bilancio legate ad una serie di sentenze. Quindi sostanzialmente andiamo a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive come la relazione allegata. Per quello che posso vedere, diciamo quella più rilevante come sentenza in termini di importo è quella legata alla Telecom, dove è una sentenza emessa dal TAR Lombardia a favore della società Telecom Italia, accoglimento in merito al ricorso per annullamento di provvedimento di diniego autorizzazione di installazione impianto tecnologico per telefonia cellulare, condanne e spese legali, qui abbiamo una condanna che si aggira intorno ai 4.500 euro circa, mentre le altre sono tutte sanzioni legate al codice della strada, comunque sono dell'ordine di qualche centinaio di euro, quindi magari possiamo chiedere giusto un approfondimento, approfittare della presenza del segretario per capire cosa è successo con la Telecom. Ecco,
Quindi queste sostanzialmente sono le due... Sì, no, visto che tra le sentenze dove andiamo a riconoscere i debiti fuori bilancio c'è quella legata alla Telecom che comunque presenta un importo decisamente più cospicuo rispetto agli altri, aggirandosi intorno ai 4.500 euro, mentre gli altri, sì, no, che magari ci dicesse cosa se lo sa, nel senso, cosa è successo poi. Va bene, e questo è quanto. Grazie. La parola al segretario generale per delle spiegazioni, prego. L'importo più cospicuo, come diceva prima il consigliere relatore, è quello che riguarda appunto la sentenza del TAR che ha portato all'annullamento dei provvedimenti insomma comunali, la tematica è quella dell'installazione di antenne e l'importo è un importo che ha a che vedere con le spese di giudizio sostanzialmente e infatti trovate nel dispositivo della sentenza questa entità. Nel merito della procedura, non so se ci sono domande particolari. La tematica è quella dell'installazione delle antenne. Evidentemente c'è stato un annullamento del provvedimento finale di diniego, eventualmente non so, possiamo anche chiedere all'architetto Riganti, cioè puoi entrare nel merito specifico del perché, per come. No, io sto. Dopo. Grazie al segretario, quindi apriamo il dibattito su questa delibera. La prima la delibera indicata al punto 22 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è la prima. Quindi se non ci sono interventi direi di metterla subito in votazione. Stiamo parlando della delibera indicata al punto 22 dell'ordine del giorno. Prego. La parola al segretario. Allora, le delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio sono delle delibere di rito che sono previste dal testo unico. Le fattispecie sono due, per questo motivo avete due delibere consigliari. Vado lentamente, perché altrimenti la consigliera... La prima delibera consigliare di riconoscimento è fatta ai sensi del 194, trovate una lettera A, e fa riferimento al riconoscimento di debiti fuori bilancio che sono conseguenza di sentenze esecutive. Queste sentenze, la maggior parte delle sentenze hanno a che vedere con sentenze pronunciate dal giudice di pace su contravvenzioni, per farla breve, eccezione fatta per quella che riguardava l'installazione di antenne, cioè un annullamento con spese di giudizio poste a carico dell'ente nella misura che vedete. La seconda delibera è sempre di riconoscimento di debiti fuori bilancio, è stata però portata ad hoc perché è una conseguenza di riconoscimento su situazioni di debiti relativi a soggetti partecipati, diciamo così, che però è anche questa un po' una conseguenza della delibera che il Consiglio ha già adottato nel merito, dal punto di vista di merito all'aprile dello scorso anno. Adesso questo qui è il riconoscimento di carattere tecnico che comporterà, tra le altre cose, anche la trasmissione alla Corte dei Conti, procura della Corte dei Conti, oltre che ai revisori, chiaramente. Per cui il senso mi sembrava che la relazione riguardasse entrambe. Adesso se sulla prima non c'è discussione si vota la prima e poi si passa alla seconda, si vota la seconda. Va bene, ci sono interventi sulla prima? Non ci sono interventi, mettiamo in votazione la delibera indicata al punto 22 dell'ordine del giorno. Inizia votazione. Consigliere Tittaferrante, ma... No, vede che ho sfiorato una persona. Ah, può spegnerlo, grazie. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 18, contrari nessuno, astenuti 3, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Anche su questa c'è la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Procediamo subito con l'immediata eseguibilità, visto che non c'è la tortina esposta. Seconda votazione per l'immediata eseguibilità, prego. Chiudo.
chiusa votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 3, favorevoli 16. Consiglio approva. Bene, grazie alla regia. Procediamo con la delibera indicata al punto 23, che il relatore ha già illustrato la sua relazione, quindi apriamo direttamente il dibattito su questa delibera. Prego. Quindi anche su questa delibera non ci sono richieste. Ah, ci sono richieste. Consigliera Iosa, prego. No, mi scusi, mi risulta prima la consigliera Iosa. La parola consigliera. Cioè Ridolini ci fa un baffo qui, Ridolini. Regia, che è successo? Sono anche votato in 8, eh. In 8 hanno anche votato. No, attenti, cazzo. Non siete attenti verbalmente. Fai verbale al microfono. Mi siete portati avanti proprio col lavoro voi. Sì, perché sul voto d'astensione ce ne sono tre, ma probabilmente non ha raccolto allora gli altri tre voti di astensione, quindi o loro si rifà perché non è uscita la torta. Non abbiamo votato. Quindi allora io direi di annullare la votazione della delibera numero indicata al punto 22 e di rifare la votazione della delibera indicata al punto 22. Ok? Un po' di attenzione. Quella delle sentenze. La 23 viene dopo. Inizia la prima votazione, prego. Attenzione. Scusi, io volevo fare una dichiarazione di voto sulla seconda delibera. No, non siamo ancora alla seconda, siamo ancora alla prima. Era nel senso che la votazione è tornata indietro, quindi. Cioè, la prima. È un problema. Attenzione, un po' di attenzione. La prima delibera, ci sono stati dei problemi tecnici. Rivotiamo ancora la delibera indicata al punto 22.2.2. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 14. Il consiglio approva. Sì, ma gli voglio dare tempo, sennò si andiamo avanti per la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 14. Il consiglio approva.
Quindi procediamo con la delibera indicata al punto 23 dell'ordine del giorno, che già c'è stata la relazione del nostro relatore, consigliere Romaniello, quindi sono aperti gli interventi. Prego. Si è prenotata la consigliera Titta Ferrante, che è nella facoltà. Prego. Dunque, questa delibera fa riferimento all'articolo 194, che prevede la copertura delle perdite dei farmaci comunali con debiti fuori bilancio. Questo è un istituto giuridico che io non conoscevo e quindi ho tentato di approfondire, di capire di cosa si tratta. E devo dire che dopo aver esaminato bene questo argomento mi sono sorti tre grossi dubbi che ci tengo ad esplicitare, sperando nell'attenzione del consiglieri, colleghi della maggioranza. Dunque, che cos'è un debito fuori bilancio? L'attuale configurazione dell'istituto del debito fuori bilancio è frutto di definizioni elaborate dalla dottrina della giurisprudenza contabile, dal Ministero dell'Interno e dall'Osservatorio sulla finanza locale, che sostanzialmente concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia un'obbligazione sorta senza il rispetto delle regole giuridiche contabili proprie degli enti locali. Il debito fuori bilancio si configura pertanto come un debito non previsto in bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile. Il Ministero ha osservato, con l'esperienza acquisita negli anni, che il problema della formazione dei debiti fuori bilancio resta una realtà patologica nella vita dell'ente locale, per la quale è necessario adottare tutti gli accorgimenti affinché questo non si verifichi. Il legislatore infatti ha stabilito precise condizioni che vengono riportate nella delibera affinché un debito, comunque sorto in violazione delle norme giuriscontabili, possa essere considerato e fatto proprio dall'ente. Nella fattispecie ciò è possibile, leggo quanto scritto nella delibera, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui l'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione. Qua sorge il primo grosso dubbio. Quali sono i fatti di gestione nello specifico caso delle farmacie comunali? Quindi si può parlare di debito fuori bilancio in determinati quando il disavanzo derivi da fatti di gestione. Ma nel caso specifico delle farmacie quali sono i fatti di gestione? Riporto le stesse parole degli enti di revisione. L'esistenza nel passato recente e con altra probabilità anche nel precedente 2012 di una tenuta dei conti lacunosa, con l'adozione di prassi contabili che le consulenze non si sono sentite di poter condividere. Il sistema di contabilità analitica risulta sostanzialmente assente. Vi è una discrasia tra dati reali e dati contabili. Potrei leggerla tutta, ma vi risparmio. La concentrazione dei farmaci scaduti suggerisce errori rilevanti di acquisto tra 2 e 3 anni or sono e quindi la perdita non è riferibile solo al bilancio 2012. La gestione degli acquisti non è sufficientemente legata alla gestione del magazzino, quindi è legata a qualcosa d'altro. Il flusso, in sostanza, non è garantita l'integrità delle scritture contabili, perché un dato eclatante è che nella contabilità le attività appaiono significativamente frammentate e un vero flusso di controllo non è definito. Il bilancio evidenzia, non lo diciamo noi ma lo dice la società di revisione, che sono state dissipate risorse economiche con una politica e prassi di acquisto mal governate, tanto da arrivare ad accumulare centinaia di migliaia di euro di farmaci scaduti negli anni, fenomeno destinato a un qualche trascinamento negli anni futuri. Riporto, in quanto fermamente chiara, l'inciso utilizzato per cercare di rappresentare la questione, il divario tra strategia dichiarata e anche in questo Consiglio Comunale riportato, e dispositivi organizzativi è impressionante. Questo disallineamento è ascrivibile alla responsabilità professionale del management. Una domanda sorge spontanea. Siamo sicuri che questi fatti
di gestione rientrino nei casi ammessi dal legislatore per i debiti fuori bilancio? Noi abbiamo forti dubbi. Ci domandiamo ancora, è giusto legittimare un debito abnorme che si è andato gonfiando negli anni? Non sarebbe più corretto subordinarlo alla verifica dei presupposti per un eventuale esercizio dell'azione di responsabilità degli amministratori? Perché la città si deve accollare questo ingente debito e non deve essere imputato e richiesto a chi l'ha causato violando le disposizioni normative? Attenzione, e qui chiedo l'attenzione specifica per il secondo punto, il secondo dubbio, la seconda riflessione. Con la delibera di oggi si chiede al Consiglio di vagliare la legittimità del debito, oltre che reperire i mezzi di copertura del debito. La delibera consiliare svolge anche il ruolo di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenze ed eventuali responsabilità, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità. Del resto, questa funzione di accertamento del Consiglio è rafforzata dalla previsione dell'invio agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei Conti della delibera in esame. Quindi, perché piuttosto la competenza del riconoscimento del debito non viene fatta dall'organo gestionale, dal responsabile del settore o meglio con delibera di giunta? Anche in considerazione del dato che il Comune ben poteva e potrà procedere all'assunzione a due cose, all'assunzione del debito con procedura ordinaria e iscrizione in bilancio attraverso il reperimento di risorse ordinarie, vuoi in sede di approvazione del bilancio di previsione, vuoi in sede di riequilibrio, ovvero in fase di assestamento. Secondo, allo stanziamento delle somme necessarie nella programmazione finanziaria di propria competenza del periodo interessato. Nel caso di specie, il debito in questione è per competenza finanziaria riferibile solo all'anno delle liquidazioni degli importi. Inoltre, terzo dubbio che è sorto nella lettura, nell'approfondimento di questo istituto giuridico, perché non considerare il disavanzo delle farmacie comunali come passività pregresse o arretrate? Spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno, ma che per fatti non prevedibili hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura, mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 191-2. Le passività pregresse costituiscono debiti la cui competenza finanziaria è referibile all'esercizio di loro manifestazione. Concludo dicendo, con queste considerazioni sarebbe stato opportuno e prudenziale sottoporre questo provvedimento al preventivo parere dell'organo di revisione, prima di sottoporre all'approvazione del Consiglio. Perché non è stato fatto? Le modifiche introdotte dalla legge 283 del 2012 hanno allargato l'elenco delle materie sulle quali l'organo di revisione deve esprimere il proprio parere. In particolare è stato previsto che l'organo di revisione esprima un parere anche sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tanti sono gli interrogativi e le responsabilità contenute in questa delibera. I consiglieri tutti, ed in particolare i colleghi della maggioranza, farebbero bene ad approfondire prima di vagliare la legittimità di questo debito e riflettere prima di considerarlo come debito fuori bilancio. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Nella delibera che ci apprestiamo a votare viene riportato che la gestione delle farmacie comunali rientra nei servizi pubblici essenziali e si configura come servizio pubblico locale a rilevanza economica. Questo è dato come assunto della delibera. Riteniamo però che noi siamo ancora nelle condizioni di metterci qualche verbo condizionale. La gestione delle farmacie comunali dovrebbe rientrare nei servizi pubblici essenziali e potrebbe configurarsi come servizio locale a rilevanza economica, se si faranno tutte quelle azioni di rilancio, di trasformazione dell'offerta, di ottimizzazione e revisione degli spazi di vendita, di attenzione agli acquisti, alle percentuali di acquisto, di sconto, di monitorizzazione della domanda e via dicendo. Tutte cose, cambiamenti e decisioni, molte delle quali erano state messe nell'ordine del giorno che i giovani se stessi presentarono in occasione del Consiglio Comunale su Farmacie, nel quale il nostro voto fu favorevole, proprio in virtù del fatto che con un cambiamento di marcia il risultato poteva esserci.
Per noi sarebbe stato scellerato oggi, soprattutto in un contesto di crisi generalizzato in cui i bisogni delle persone aumentano, distogliere la nostra attenzione dalla serie di eventi che hanno riguardato la gestione delle farmacie comunali e il loro futuro sul nostro territorio. Non possiamo però dimenticarci che per la copertura delle perdite è dovuto subentrare l'ente e quindi i cittadini sestesi, ai quali è stato chiesto di mettere 906.441.000 euro, che avrebbero potuto essere destinati ad altri servizi se l'azienda speciale farmacie comunali fosse stata gestita bene. Non solo, quando è stata fatta la trasformazione in SRL, sempre ai cittadini sestesi, gli abbiamo detto che per capitalizzare la società che andavamo a formare, gli davamo tutti gli immobili all'interno dei quali si svolgevano le attività, per un valore all'incirca di 2 milioni di euro. Se è vero che oggi queste scelte hanno permesso alle farmacie comunali di operare con serenità, di salvaguardare i posti di lavoro, di mantenere un patrimonio comunale, è altrettanto vero che risulta un po' presuntuoso o perlomeno esplicativo di poca conoscenza imprenditoriale o forse di un po' di faciloneria il vanto che spesso si sente fare su questa operazione da parte degli amministratori di questa città e di alcuni consiglieri di maggioranza. Noi la riteniamo un'operazione che è stata doverosa ma dolorosa e che abbiamo potuto fare solo perché siamo l'ente, perché siamo il comune di Sesto San Giovanni, perché se questa cosa fosse successa a un privato sarebbe fallito, punto. Quindi apprezzando il risultato ottenuto fino a qui dalla nuova dirigenza dell'azienda, risultati prodotti, e anche questo va detto, da professionisti come il dottor Tranchida in fase di salvataggio e del dottor Colasanto presente prima, durante e oggi, professionisti e non politici scaldasedi all'arrembaggio, apprezzando i risultati ottenuti fino a qui, aspetterei a fare questo bagno di gloria, rimandandolo al momento in cui farmacie abbia tutte le condizioni per poter ripagare il debito che ha verso i cittadini, prima di qualsiasi cambiamento. Per un semplice motivo, perché se io cambio adesso, qualsiasi risultato economico porto a casa non è una restituzione di quello che ho preso. Quando uno salva un'azienda può anche finanziarla se ne ha le capacità, si chiama finanziamento soci. Dopodiché, quando l'azienda ha la potenzialità, riporta, restituisce ai soci quanto gli hanno prestato per salvare l'azienda e la vita dell'azienda procede. Per fare questo bisogna migliorare la strategia di penetrazione del mercato in modo da poter vedere i risultati nel medio periodo. Non devono passare altri anni con il risultato negativo come è stato nei precedenti. Ci deve essere un'attenzione commerciale che fino ad ora ha latitato e che a oggi non vediamo sviluppato in un progetto di rilancio con nuove proposte rispetto alla concorrenza dei privati. Se non si fa questo scatto di innovazione, il destino dell'azienda è chiaro. Il nostro voto di stasera sarà favorevole nel prosieguo di una scelta fatta su un progetto che mirava al mantenimento sul territorio sestese di una risorsa importante quale sono le farmacie comunali. All'epoca dicemmo che, sentendoci forza di governo e nel rispetto di uno dei capisaldi della lista civica dei giovani sestesi, e cioè la libertà di scelta indipendentemente da dove siamo seduti, che è evidentemente in opposizione, votavamo a favore pur sottolineando tutti i punti deboli, gli errori e la sordità che fino a quel momento era stata dimostrata. È stata una scelta politica, termine oggi molto in voga, ma suffragata da una potenzialità imprenditoriale, perché di un'impresa stavamo parlando. Non è stato un giochino politico come molti hanno cercato di far passare.
Lo abbiamo detto a voi e lo abbiamo cercato di spiegare alla gente che ci chiedeva conto di questa scelta. Oggi devo dire che questa scelta non è chiara, se la si vuole fare, se si è in grado di farla, se c'è la volontà di restituire alla città e ai se stesi quanto vi hanno dato per poter parare il colpo, prima di qualsiasi altra scelta. Crediamo quindi importante dire con chiarezza che il nostro voto favorevole non è un voto all'infinito e non è un voto a prescindere da qualsiasi scelta verrà fatta, proprio perché per noi non è stato un giochino politico. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa, ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, prendiamo un attimino i contenuti di quello che andiamo a deliberare oggi, li rileggo. Il primo lo dico dopo. Di dare atto che l'importo di 906.441 è stato già impegnato e liquidato nel corso dell'esercizio 2014. Diamo atto di una cosa che abbiamo già fatto, di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale, alla Corte dei Conti e al Collegio Revisore dell'Ente ai sensi di un articolo di legge. Poi vabbè, c'è la delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, è la solita cosa. Ritorno al primo, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio. Mi sembra che l'intervento della collega Titta Ferrante sia nel mettere in discussione che questo tipo di debito sia da configurare nel debito fuori bilancio e poi solleva tutta una serie di questioni. Però allora, le commissioni sono fatte proprio per andare a... No, la commissione dura 5, 6, 7 minuti, ma dipende da noi. Se nessuno fa le domande dura anche un minuto. Se qualcuno poi porta le questioni dura anche 2 ore, 3 ore, 4 ore. Allora, quindi, per approfondire, giustamente, perché poi uno approfondisce, capisce un attimino cosa c'è dietro il discorso del debito fuori bilancio, ci sono le commissioni. Adesso ci troviamo qui all'alba della mezzanotte, smettiamo di fare il Consiglio Comunale, stiamo facendo una commissione, probabilmente fra poco ci sarà il segretario, ci sarà l'assessore che interverranno e spiegheranno e daranno le motivazioni, però stiamo in qualche maniera utilizzando in maniera inopportuna gli spazi istituzionali. Per gli approfondimenti legittimi di ciascuno di noi facciamoli in commissione, sono 2 anni e mezzo, quasi 3 che lo dico, però vedo che ogni tanto non ci sentiamo. Grazie consigliere Romaniello, non vedo più richiesto la parola. Consigliere Capone, prego. Grazie Presidente, io trovo più che legittime l'osservazione della consigliera Tetta Ferrante, non solo perché appartiene al mio gruppo. Consigliere Romaniello, forse questo da imputare alla brutta abitudine di mandare documenti, a volte anche decine e decine di pagine, 2 giorni prima delle commissioni e non avere il tempo neanche di poterle visionare. Perché la maggioranza, e non senza polemica, spesso viene già preparata sulle delibere e questo è emerso più di una volta e è stato anche chiarito il perché, perché siete in maggioranza. Invece alla minoranza molto spesso non è dato questa facoltà e quindi può capitare che in Consiglio Comunale, con un argomento importante come questo, ci sia successivamente la Commissione un approfondimento anche di carattere giuridico normativo, consultandosi con delle persone che sono esperte di diritto amministrativo e viene riportata all'attenzione del Consiglio Comunale. Basta, tutto qua. Grazie, visto che non ci sono più interventi, procediamo. È stato presentato. Al termine degli interventi è previsto se vuole intervenire. Prego. Ma anche lei si può prenotare. Sì, se no non mi risulta. Prego, la parola all'assessore Contrazzo. Scusate. No, è un chiarimento forse più di natura tecnica, nel senso che debito fuori bilancio è una definizione che si utilizza in diversi contesti. Quello cui siamo maggiormente abituati ed è forse quello cui faceva il maggior riferimento la consigliera Titta Ferrante, quando io prevedo a bilancio una cifra, poi l'anno passa, arriva
una spesa che non avevo previsto e quindi, siccome la devo comunque pagare ma non l'avevo prevista l'anno prima, devo ricorrere a questo strumento e deve essere autorizzato dal Consiglio, eccetera, eccetera. Però debito fuori bilancio si usa anche in altri casi. Uno è quello delle sentenze esecutive, anche se già coperte e già pagate, già liquidate, come nel caso della delibera di prima. Due, nel caso della necessità della copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e altri casi di questo tipo, anche se, anche in questo caso, già pagati e già liquidati come in questo caso. Quindi è, da questo punto di vista, stasera più una procedura che un riconoscimento di debito fuori bilancio. Poi è vero che il titolo è lo stesso, perché questi sono gli strumenti che la legge dà, però sono due ambiti diversi. E spiace dirlo, perché non vorrei fosse ritenuto in qualche modo svilente, però è più una presa d'atto di una procedura che consente agli uffici di inviare questa documentazione alla Corte dei Conti e ai revisori, perché questo intende la legge. Però non è che vuol dire che non avevamo previsto questi soldi o che li dobbiamo tirare fuori un'altra volta, come ovvio non è così. Sì, certo, poi l'altro elemento è che i revisori hanno già verificato il nostro bilancio degli anni scorsi, dove era previsto per l'appunto il ripiano della perdita, quindi il loro parere si è espresso magari in forma indiretta su quella partita lì, sul nostro bilancio, dove dicevamo che accantonavamo le risorse per il ripiano della perdita delle farmacie. Grazie all'assessore Montraiso. Adesso consigliere Tite Ferrante. È stato presentato l'ordine del giorno vostro, quindi no, era per spiegare un po' le mie riflessioni e quindi continuare della deve essere una sintesi perché se no c'è la dichiarazione di voto, la fate dopo. Va bene, passiamo all'ordine del giorno presentato dal vostro gruppo. Va bene, allora chi lo vuole illustrare? Prego, che illustrare lo leggo, che prego. Così ce l'abbiamo in mano tutti. È una delibera proprio sorta in funzione delle perplessità e delle osservazioni che ho esposto prima, per cui quando si parla di legittimità del debito e quindi si va, e forse rispondo, è proprio l'occasione per rispondere a quanto detto dall'assessore, la delibera consiliare, abbiamo detto, svolge anche il ruolo di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, e questo è regolato dall'articolo 23,5 della legge 289 del 2002, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità. Del resto questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio agli organi di controllo della Procura regionale e della Corte dei Conti della delibera in esame. E in questo caso c'è addirittura, in questo senso, in tal senso, la Corte dei Conti, sezione della Lombardia, numero 1 del 2007. Quindi, nell'ottica delineata, la delibera consigliare svolge una duplice funzione: da un lato giuscontabilistica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma dall'altra garantista per l'accertamento delle responsabilità nella fattispecie in esame. Pertanto, con l'ordine del giorno siamo proprio andati a chiedere che il Consiglio Comunale impegnasse il Sindaco e la Giunta a non considerare la presente delibera come pregiudiziale alle indagini o alle azioni penali per le responsabilità che verranno accertate contro gli organi sociali e gli altri soggetti responsabili, che a vario titolo abbiano preso parte alla gestione che ha portato al dissesto dell'azienda speciale farmacia comunale, dissesto culminato con il commissariamento per le perdite dell'azienda speciale farmacia comunale. Quindi non leggo le premesse e le considerazioni, ma ho letto semplicemente l'impegno. Grazie. Grazie, la parola al Sindaco per dichiarazione, prego. Sì, fatto salvo che è stato presentato una correzione nella parte delle premesse, il terzo punto, per cui
il testo diventa: la delibera consigliare di oggi svolge il ruolo di accertamento del debito ai sensi per gli effetti del testo unico degli enti locali, e poi proseguo con: questa funzione di accertamento rafforzata dalla previsione dell'invio agli organi di controllo della Procura regionale della Corte dei Conti delle delibere in esame, e per il resto, condividendone il contenuto, lo faccio mio. Grazie al Sindaco, quindi il non viene posto in votazione e passiamo subito, sì, infatti non viene posto in votazione. Procediamo subito con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Favorevoli. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevoli. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Allora, premettendo che questa è una delibera tecnica, anche parlandone con altri, perché vedrà il nostro voto favorevole, appunto perché è una delibera tecnica. E questo affinché la delibera è propedeutica alla stesura del bilancio, diciamo, di chiusura, quindi è tecnicamente doveroso farla ed è anche corretto. Però volevo precisare una piccola cosa. Un consigliere di un partito di maggioranza, tempo fa, disse in un intervento in consiglio comunale: mettere le mani in tasca ai contribuenti, noi non l'abbiamo fatto, preferiamo alienare gli immobili che vanno ancora in capo alle farmacie, ma non mettiamo le mani nelle tasche dei contribuenti. Ecco, volevo avvisarlo che questa è un'affermazione che non corrisponde a vero, semplicemente questo. Grazie. Grazie. Il gruppo Movimento 5 Stelle e la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Intanto un chiarimento: sulla delibera prima non abbiamo fatto la dichiarazione di voto. Sulla prima delibera non abbiamo fatto la dichiarazione, siamo andati diretti in votazione, per cui non so se per caso dobbiamo tornare indietro. Ok. In merito a questa delibera il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie. Grazie, è stata proprio una dimenticanza mia, grazie. Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. In merito alla delibera il nostro sarà un voto contrario, grazie. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Sesto nel cuore, consigliere Pittaferrante, prego. Noi ringraziamo il Sindaco per l'accoglimento dell'ordine del giorno, però non ci sentiamo per le perplessità sul normative che sono alla base di questa delibera, non ci sentiamo di votare a favore, ma ci asteniamo. Gruppo Partito Democratico, consigliere, chi fa la dichiarazione di voto? Consigliere Romaniello, prego. No, è curioso che presentate un ordine del giorno e poi vi astenete, quindi poi ci chiedo, tutto è possibile, però fate l'ordine del giorno, viene accolto e poi vi astenete. Vabbè. Poi ognuno si inventa quello che vuole, comunque il nostro rimane favorevole. Grazie, un attimo di attenzione. Procediamo con la votazione della delibera indicata al punto 23 dell'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 3, astenuti 3, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Anche qui è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Procediamo subito con la seconda votazione. Prego, regia. Attenzione, inizia la seconda votazione. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 3, astenuti 3, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Ormai siamo fuori, facciamo anche questo. No, allora, visto che ormai siamo già oltre la mezzanotte, procediamo con la delibera riguardante la surroga del consigliere Mauro Bernardi. Quindi provvediamo alla distribuzione delle schede.
Allora procediamo con la votazione per la surroga del consigliere Bernardi per la prima commissione. Adesso il segretario chiamerà in ordine alfabetico per la votazione, che vi poniamo nell'urna, grazie. Allora, Aiosa, attenzione, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, sì, Torraco, Tremolada e Vavassori. Adesso invito i tre scrutatori a procedere. No. Attenzione alle schede per te. Vi ricordo che dopo dobbiamo fare un'altra votazione per i verbali di consiglio, perciò non scappate. Allora, dallo spoglio il risultato, totale schede 21, 7 bianche e 14 hanno espresso il proprio voto alla consigliera Antonioli, che viene proclamata commissario della prima commissione. Per questo dobbiamo fare una votazione per l'immediata eseguibilità col mezzo elettronico. Grazie. Inizio votazione. Iniziamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego. Vavassori. Fine votazione. Consigliere presente al voto 18, contrari nessuno, astenuti 1, favorevoli 17. Il consiglio approva. L'ultima votazione. Un attimo. La votazione per l'approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale dei giorni 12,
1-2015, 9 febbraio 2015, 23 febbraio 2015, ore 18:30. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 17, astenuti, contrario nessuno, astenuti 1, favorevole 16. Il Consiglio approva. Grazie. Buonanotte a tutti. La seduta è tolta.